Bene, signore e signori, ci siamo. Abbiamo di nuovo il piacere di avere il professor Malanga con noi. Io ti ringrazio della estrema cortesia e amicizia che ci stai dimostrando, anche perché l'altra volta è stato veramente un successone. E speriamo, e sono sicura che anche stasera sarà veramente una serata di quelle un po' pimpanti da ricordare, anche Certo. perché parleremo di misteri e quindi la cosa ci intriga parecchio. Misteri di ovviamente migliaia di anni fa e diciamo che questa chiacchierata ci distoglie dal quotidiano, che ultimamente è un po' ansioso, ansiogeno, non so come dire. Non ci fa star bene. Quindi parlare del passato, di quello dei misteri del passato, probabilmente ci trasporterà in un altro mondo. Quindi stasera parleremo di piramidi e dei misteri delle piramidi e di quello che possono significare. Io so che il tuo ultimo lavoro è un lavoro veramente molto intrigante, tecnologico, se mi permetti, in cui insieme a ad un ingegnere, un altro studioso, siete andati a sviluppare uno strumento per andare a vedere all'interno delle piramidi, per andare a identificare cunicoli, per vedere la morfologia delle piramidi all'interno. Quindi è una cosa anche questa molto intrigante. Quindi a questo punto io ti darei la parola e tu ci illumini delle cose del passato. A te la parola. Non hai attiva l'audio. Non hai l'audio, eh? Aspetta un attimo. Gliel'ho attivato io. No, è Deve dare perfetto. lei la parola, prof. Ho tolto la Sono. possibilità di autoattivarselo. Bisogna che dia lei la parola alle persone. Allora, Ok? Ci sono. sei attivo, vai. Benissimo. Allora, guardate, la cosa è nata un po' per gioco, un po' per scherzo. Io non sono uno studioso di piramidi, sicuramente la gente che mi conosce lo sa. Ma il cammino della scienza, dei ricercatori, è quello che ogni tanto inciampi su delle cose che non pensavi che ci saresti cascato dentro. E quindi mi è successo così con la piramide di Cheope, che si chiama in realtà Khnum Khufu, perché il nome Cheope, per chi non lo sapesse, è sostanzialmente è un'invenzione dei greci, che quando andarono in Egitto capirono Cheope e riportarono questo nome così. Ma Khnum Khufu è il protettore di Khnum. Ed è la principale piramide, la più grande piramide della piana di Giza, o Giza. È andato via l'audio di nuovo, poi non so per quale motivo. Aspetta, aspetta, che Gliel'ho già Eccolo qua. chiesto io, a Sì, posto. eccolo qua. E quindi sostanzialmente avevo scritto un libro qualche anno fa che parlava della piramide perché io avevo creduto di trovare una soluzione, una chiave di lettura al che cosa cavolo serve sta cavolo di piramidi che nessuno sapeva cosa fosse. Si parlava di una tomba del faraone, in questo caso Cheope. Ma sostanzialmente c'erano dei problemi perché fosse una tomba. Innanzitutto, i faraoni venivano seppelliti sottoterra e non a 100 metri d'altezza, come ci voleva far credere qualcuno. Non c'era nessuna iscrizione che dicesse che la piramide di Cheope fosse una tomba. Non solo, ma le poche iscrizioni che c'erano ci dicevano che sostanzialmente gli antichi egizi quella piramide ce l'avevano trovata. C'è una stele che hanno ritrovato tra le gambe della Sfinge, che è la stela dell'inventario, dove si fa l'inventario delle cose che hanno trovato nella piramide, nella piana di Giza. E lì si dice chiaramente che il faraone di turno l'ha restaurata, cioè non l'ha costruita, sapete, gli antichi egizi
scrivevano tutto, anche se dovevano andare 5 volte al gabinetto, lo scrivevano. Ecco, e lì non c'era scritto niente. Poi soprattutto c'era un problema tecnico. La piramide è uno strumento alto 146 metri, cioè 229 metri di larghezza alla base. Ogni blocco pesa 70 tonnellate. Come cavolo si fa a costruire una cosa del genere in 20 anni, come gli egittologi ci volevano far credere? Questo sarebbe stato necessario mettere 3-4 pietroni di 70 tonnellate ogni 3 minuti, insomma una cosa allucinante. E poi come l'avevano costruita questa cosa? Come avevano tagliato i pietroni? Come mai non c'erano residui di lavorazione in giro? Come mai quella che doveva essere il posto dove avevano messo, da dove avevano estratto le pietre, stava a centinaia di chilometri di distanza da Giza e i pietroni avrebbero dovuto essere trasportati sul Nilo con una barca di giunco? Cioè, c'era un sacco di problemi. Ora, io non voglio fare l'esperto, perché io non sono un esperto, ma io in quel lavoro avevo scritto: guardate che a me mi è venuto in mente che forse la piramide serve a una certa cosa, è uno strumento che funziona con il vento. Il vento ci sbatte contro, la piramide è bella grossa, si formano degli infrasuoni, gli infrasuoni in qualche modo entrano all'interno della struttura, colpiscono una specie di aggeggio che sta in alto sul tetto della stanza del faraone, è un aggeggio che ha 5 piani, costruito in un certo modo ben preciso, ed è un filtro passabasso sostanzialmente, cioè è qualcosa che a livello di pietra e di aria funziona per far passare le basse vibrazioni all'interno della camera del faraone. Avevo notato anche che gli shaft, cioè quei buchi che sono uno a nord e l'altro a sud della stanza del faraone, che la gente credeva fossero prese d'aria, in realtà avevano la stessa altezza tra di loro ed avevano la stessa altezza del sarcofago, loro lo chiamavano sarcofago, costruito in un unico blocco di granito che avrebbe dovuto, secondo gli antichi egizi, ospitare il corpo del faraone. E io mi sono detto: ma tu guarda, se si riempisse la stanza di acqua, l'acqua non entrerebbe nella vasca, cioè nel sarcofago del faraone, ma entrerebbe per capillarità, uscirebbe dall'altro shaft. Ma guarda che strano, è tutto partito da lì. La teoria era quindi che si formasse, lo dico brevemente, poi chi vuole approfondire ovviamente si fa vedere il lavoro scientifico pubblicato su Remote Sensing, e si formasse una cosa che si chiama, in fisica si chiama tubo di Quinck. Il tubo di Quinck è una specie di oggetto, te ci parli dentro, ci sono due culisse, chiamiamole così, di tipo trombone, che fanno un giro, vanno sotto e sotto esce il suono. Allora, se te ci parli dentro, il suono a destra e a sinistra ha la stessa lunghezza d'onda. Sotto non si sente niente perché la destra e la sinistra si ammazzano tra di loro. Un modo è allungare o accorciare uno dei due lati dell'aggeggio e allora ecco che si sente il suono. La stanza del re e la stanza della regina, secondo il mio modesto punto di vista, erano collegate attraverso un percorso pieno di acqua tra di loro e facevano un tubo di Quinck. L'acqua era proprio quella che entrava dagli shaft. Vi devo dire, in aria il suono corre a 342 metri al secondo, nell'acqua corre a 1400 metri al secondo, nel granito corre a 4000 metri al secondo. Questo vuol dire che il granito è molto più trasparente, incredibilmente, al suono che non l'aria. E così come era fatta l'insieme di tutto, sembrava che l'insieme di tutto servisse a creare un suono, una vibrazione bassa, ovviamente dal sotto dei 30 Hz, che avrebbe potuto in qualche modo, come abbiamo scritto nel lavoro scientifico, senza entrare tanto in particolare perché sennò magari non ce l'avrebbero accettato, a curare il faraone, il quale veniva investito
da questa serie di vibrazioni e questa cosa poteva produrre degli effetti. Noi sappiamo che gli antichi avevano il culto del suono, della vibrazione, le campane tibetane, il didgeridoo australiano, i suoni africani col tamburo, tutte basse vibrazioni che sembravano essere utilizzate dagli antichi su questo pianeta per problemi di essere curati, per problemi religiosi, per problemi di questo tipo. Quindi scrivo questo libro in modo molto dettagliato, con le misure, e faccio al computer l'analisi dei suoni che entrano nella stanza del faraone e i suoni che escono portati dall'acqua nella stanza, quella che viene chiamata stanza della regina. Scopro che nella stanza della regina c'è un buco nel pavimento che nessuno ha mai preso in considerazione, rotondo, che è come se ci fosse stata appoggiata una specie di canna grossa, una canna d'organo di legno, perché non se ne trova più traccia, quindi doveva essere materiale deteriorabile nel tempo, e questa canna d'organo ha le dimensioni di una particolari, cioè le dimensioni di una canna d'organo che vibra alla stessa frequenza di quella frequenza che sostanzialmente entrava nella stanza del faraone in alto. Il computer ci dice questo, perché il computer ce l'ha. Io ho usato programmi che servivano per la Hi-Fi, cioè per far capire a chi costruisce un impianto Hi-Fi come è meglio mettere i woofer per poter sentire meglio le vibrazioni. E questi programmi hanno una particolare attenzione per le frequenze che vengono assorbite dalla stanza. In quell'istante, quindi, mi rendo conto che la stanza assorbe circa 33 Hz, sono 32,8, 32,9 Hz, le quali hanno a che fare, e questo lo dimostreremo qualche mese dopo, con la vasca dove veniva messo qualcuno, probabilmente lì dentro. Perché questa vasca ha delle dimensioni precise, sono dimensioni che dipendono da pi greco, ma non pi greco 3,16 come dice, non so, il professore Di Freddi dell'Università di Torino, professore di logica, che sostanzialmente dice che gli antichi egizi erano pragmatici, quindi sapevano che pi greco era più o meno quel valore lì, lo usavano 3,16 invece è 3, 14, 15, 9, qualcos'altro, però non sapevano da dove veniva questo valore. Come non sai da dove viene questo valore? Qualcuno te lo deve aver detto, se no te come fai a costruire, a calcolare il diametro di un cerchio? Come fai a costruire una piramide se non conosci il teorema di Pitagora? Io mi sono posto questo problema. O Di Freddi non se lo pone, dice lo sapevano e basta, qualcuno gliel'avrà detto, ma chi se ne frega? No, la cosa era interessante, era intrigante, perché la vasca dove doveva essere contenuto probabilmente qualcuno aveva le dimensioni classiche, 3, 14, 15 e qualcos'altro. Non possiamo andare oltre perché nessuno ha misurato oltre la quarta cifra dopo la virgola le misure della stanza del faraone. Non solo, ma quando l'acqua si riempiva e arrivava a una certa altezza, secondo me, l'acqua aveva un certo numero di metri cubi, un certo numero di metri cubi che moltiplicato per 2 pi greco dava esattamente 360. Cioè avevamo un numero di metri cubi che era esattamente un angolo giro, se vogliamo, in radianti. Come era possibile questi numeri? Com'è possibile che tutto dipende da pi greco, dalla sezione aurea, stranamente 1,618,033,9, e da un altro numero misterioso che era multiplo e sottomultiplo delle misure della stanza e del sarcofago, che era 432. 432 è un numero molto importante perché è un numero pitagorico sostanzialmente. Pitagora assegna al 432 Hz, noi lo chiameremo così oggi, il La quinto di un qualsiasi tipo di pianoforte
collegato a questa frequenza. Noi sappiamo che i pianoforti oggi sono collegati a 440 Hz, ma sappiamo anche che la frequenza è stata spostata, che non è più una frequenza pitagorica, e Pitagora l'aveva misurato prendendo una corda, facendo un suono, dividendo la corda a metà, facendo un altro suono, dividendo la corda a metà, facendo un altro suono. Quindi è tutto legato ai multipli di due, sostanzialmente, la musica che noi suoniamo in qualche modo. Che strano. Possibile che gli antichi egizi, che non sapevano, a malapena parlavano, non sapevano leggere, non sapevano scrivere, non conoscevano la ruota, non conoscevano la leva, non conoscevano il teorema di Pitagora, non sapevano né parlare, né leggere, né scrivere. Si tratta di 4.000 anni fa, siamo nel basso neolitico. Non sapevano tagliare una pietra. Qui c'era qualcosa di strano. E allora pensai e dimostrai nel mio libro che questa piramide era uno strumento vibratorio, non costruito assolutamente dagli antichi egizi, ma da qualcun altro di cui gli antichi egizi poi si erano impossessati in qualche modo. Io feci solamente due osservazioni. Un'osservazione era che 36.500 anni fa era successo un evento cataclismatico su questo pianeta, di cui si ha notizia nei lavori scientifici, perché lì è cominciato il cambiamento dell'asse magnetico terrestre, che ha cambiato direzione. È tutto scritto sui lavori scientifici. E 13.500 anni dopo, un altro evento di questo tipo aveva praticamente spazzato via tutta la civiltà che c'era. Il diluvio universale, no, quello che si chiama oggi diluvio universale. La piramide di Cheope era stata già esistente allora, come dice, sopraffatta dalle acque del mare. L'acqua del mare era entrata nella piramide. Tanto è vero che quando sia Al-Mamun, che è un egiziano, sceicco egiziano, entra nella piramide, e successivamente poi in tempi più moderni il curatore di quel sito, che è Zaki Awas, entra nella piramide e la trova piena di sale marino, e lui scrosterà a mano tutte le pareti interne per togliere il sale. Allora si capisce bene che prima di 13.500 anni fa i costruttori della piramide avevano fatto qualcosa. 13.500 anni fa era successo un cataclisma della Madonna, chiamato sostanzialmente il diluvio universale. I costruttori delle piramidi erano scomparsi e qualche centinaia di anni dopo gli egizi del sud dell'Egitto erano arrivati nel nord e avevano ripristinato l'utilizzo della piramide. Questa era la storia. C'era una tecnologia che prima non c'era, non esisteva. Allora la piramide era uno strumento musicale, qualcosa che vibrava e faceva qualcosa. Questa era la mia idea. Sicché mi manda una mail il dottore Filippo Biondi e mi dice: senta, ho letto il suo libro, si potrebbe provare la sua teoria guardando con un satellite artificiale, con una tecnica che si chiama SAR, radar ad apertura sintetica, se effettivamente questo pietrone vibra a una certa frequenza e questa frequenza è in accordo con quello che lei ha scritto. E io dico: magnifico, facciamolo. E cominciamo a collaborare. Nell'istante in cui cominciamo a collaborare ci rendiamo conto di un sacco di cose. Sapete quando si comincia una ricerca? Ora la dottoressa Gatti lo sa perfettamente, perché quando si va nella sperimentazione si parte con un'idea e si arriva da un'altra parte. Ecco, è banale questa cosa. E poi magari noi che siamo un po' scienziatelli, così, quando scriviamo il lavoro scientifico ci scriviamo: volevamo ottenere quel risultato lì, invece non è vero, ne volevamo ottenere un altro ma siamo andati a finire lì, e per fare bella figura noi si scrive così nei lavori scientifici. Ecco, ci rendiamo conto che non possiamo ottenere i risultati che volevamo ottenere, perché la piramide nel frattempo era cambiata. Da 13.000 anni fa ad oggi aveva perso dei pezzi. La piramide di Khnum Khufu, Cheope, per gli amici Cheope, aveva perso tutta una struttura esterna che probabilmente era crollata durante un terremoto del 1303
che era a partito dall'isola di Malta e aveva distrutto la città del Cairo, e questi pezzi erano cascati per terra. E questi pezzi poi, negli anni successivi, sono stati utilizzati dagli abitanti del Cairo per costruirci le loro case, pensate, e le loro chiese. Quindi la massa della piramide non era più quella di una volta, e quindi noi avremmo comunque ottenuto dei risultati che non potevano essere scientifici, non eravamo sicuri dei nostri risultati, ma nel frattempo avevamo cominciato a fare una sperimentazione sul radar ad apertura sintetica ed avevamo cominciato a pensare che forse per la prima volta si poteva guardare con il radar non la vibrazione della superficie esterna, ma guardare dentro. Fino ad allora il radar era stato utilizzato, per esempio, per guardare gli acciai che vibrano e che cadono, oppure per lo stesso Filippo l'aveva usato per guardare la vibrazione di strutture di cemento come la diga di Assuan, per vedere se reggeva, se non reggeva, dove erano i suoi punti deboli, oppure il ponte di Genova, per esempio, sapete quello che è crollato? Beh, come funziona il radar d'apertura sintetica? Che cosa cavolo vuol dire apertura sintetica? Noi abbiamo un radar che è a 600 e passa chilometri d'altezza, che passa ogni 16-17 giorni nello stesso punto da dove si può fare una seconda misurazione. Quindi, siccome ci vogliono almeno due misurazioni normali per fare un interferogramma, che ora poi vi dico che cos'è, il radar deve aspettare 16-17 giorni per ottenere i due interferogrammi che possono essere messi uno sopra l'altro, e magicamente queste due fotografie, che se te ne guardi una da sola è una serie di punti che non ti dicono niente, le metti una sopra l'altra e compare in questo contesto l'immagine di Cheope in tre dimensioni. Pensate che meraviglia! Ora, senza entrare nello specifico, rimanendo, diciamo, a metà, non voglio fare un discorso estremamente semplice, ma neanche un discorso estremamente complicato, ma una via di mezzo ci sta. La prima cosa che ci siamo resi conto era una cosa che in parte sapevamo, ma vedevamo la piramide che vibrava. Si vede dall'esterno, no? Come dicevo prima, i ghiacci o altre strutture, ghiacciai, la piramide vibrava. E questa vibrazione viene presa in considerazione. Pensate che con questo sistema si possono fare due interferogrammi di una zona prima e dopo un terremoto per vedere esattamente come si è spostato tutto il materiale. Non vi dico qual è il problema, perché il problema tecnico è un problema di togliere tutti i rumori di fondo che ci sono, che sono tantissimi, riuscire ad avere una risposta segnale rumore di fondo coerente. Il radar cosa fa? Lancia un segnale e poi la sua antenna lo riprende. Il problema è che per vedere un oggetto di 160 centimetri, quindi 1,5 metri, ci vorrebbe, se uno si fa i calcoli, un'antenna di 12 chilometri di larghezza. Ora, non si può mettere in orbita un'antenna di 12 chilometri. Allora, l'inventore del SAR cosa ha pensato? Dice: io prendo un radar, ci metto un'antenna più corta, come il Cosmo 2, ci metto un'antenna più corta di 6 metri e gli faccio fare un giro di 12 chilometri. È come avere un'antenna di 12 chilometri. Questa è l'apertura sintetica del radar. Cioè, è un radar che invece di avere un'apertura di 12 chilometri ce l'ha sintetizzata in 12 chilometri di movimento. Il radar ci mette 50-60 secondi a fare 12 chilometri, non crediate. Quindi in questi 60 secondi tu prende migliaia, milioni di immagini che vengono storate, come si dice, messe nel computer, che se le mette da una parte. Allora, il radar ad apertura sintetica funziona così. Ci sono quattro tipi di informazioni che vengono prese. Tre sono le posizioni, lunghezza, larghezza, cioè x, y e z del punto che tu stai guardando. E l'altra è una
informazione di tipo energetico. Se una seconda misura, una terza misura, una quarta misura viene fatta molto velocemente, perché pensate che il radar, cioè, emette fotoni, quindi sostanzialmente è un campo elettromagnetico, quindi la roba va alla velocità della luce, quindi è tu, velocissimo è l'acquisizione di informazioni. Beh, in quel delay di tempo tra una informazione e l'altra, se la struttura si è spostata, si può dimostrare che questo tipo di spostamento può essere misurato nell'arco di un millimetro. Quindi pensate che è veramente poca roba. Si può dimostrare che ci sono dei parametri che ti fanno capire come deve essere dimensionata l'antenna, no? E i parametri sono uno zenitale e uno azimutale, cioè uno è che differenza c'è tra l'avanti e il dietro, chiamiamolo così, nello spostamento, e l'altro è che differenza c'è tra un oggetto e l'altro che gli sta accanto. Quindi è come avere, giustamente dice Filippo, un cucchiaino e suonare tra due bicchieri, din don, din don, din don, din don. Se il cucchiaino è tanto grande, non senti più niente, ti sembra un rumore solo. Quindi bisogna fare in modo che questi parametri siano opportunamente settati. Ma a questo punto ci viene in mente una cosa. In realtà viene in mente a Filippo, che secondo me da questo punto di vista ha avuto una genialità pazzesca, perché nessuno nel mondo aveva fatto questa cosa. Noi per la prima volta l'abbiamo presentata a Lipsia al congresso internazionale di radar ad apertura sintetica. C'era il Massachusetts University, c'era la NASA, c'era il Caltech, cioè, gli è cascata la mascella a tutti quando si è mostrato quello che avevamo fatto, perché nessuno ci aveva pensato. E il nessuno ci aveva pensato non deve essere preso da un punto di vista egoico, noi siamo stati dei ganzi, no. Nessuno ci aveva pensato perché l'inventore del SAR ci poteva arrivare lui benissimo, solo che si è fermato misteriosamente prima. È una cosa che succede tante volte. Anch'io, quando facevo le reazioni di chimica, facevo dei nuovi functional group interconversion, cioè interconversione di gruppi funzionali, nuove reazioni. E dicevo, ma è possibile che non ci ha pensato nessuno a fare questa cosa che mi sembra così banale? Ecco, succede così nella ricerca scientifica. Ebbene, è toccato a noi. E noi, o meglio, Filippo in questo caso, ha detto, ma perché fare due passaggi? Non si può fare un passaggio solo. In questo passaggio noi facciamo una cosa. I primi 6 chilometri dei 12 chilometri prendiamo tutte le informazioni che riguardano la posizione. Negli altri 6 chilometri prendiamo tutte le informazioni che riguardano sostanzialmente l'energia. Quello che viene fuori, che poi si mette tutto insieme e si vede in un unico passaggio, e questa tecnica si chiama radar a doppia apertura sintetica, se vogliamo essere corretti, perché però bisogna perdere un po' di informazioni. Perché? Perché mentre prima con 12 chilometri riuscivamo a vedere bene un oggetto di 160 centimetri, con 6 chilometri, capite, di apertura sintetica nel primo step ci abbiamo 80 centimetri. Quindi abbiamo dovuto diminuire la sensibilità del nostro radar. Però abbiamo acquisito dall'altra parte tutta una serie di informazioni. Con questo sistema, pensate, il radar è come se fosse un telefonino, no? Sostanzialmente riceve delle informazioni il telefonino dal satellite, e il satellite, il telefonino, le informazioni le riceve anche quasi se sei sotto terra, se sei piano terra, se sei in cantina. Quindi il radar entra con i megahertz all'interno della piramide e la tratta come se fosse la luce, cioè fate finta di avere una piramide di cristallo. A secondo della luce, dell'inclinazione, della potenza della luce, essa verrà scatterata indietro, assorbita, riflessa, eccetera, eccetera. Quindi non ci facciamo un problema del fatto che la piramide sia
per la luce visibile, non trasparente, ma per i megahertz di un telefonino non lo è affatto. Quindi, con opportuni parametri, possiamo entrare all'interno della piramide e tirar fuori tutta la risposta che verrà in parte scatterata a destra e a sinistra, ma in parte tornerà indietro e ci darà le informazioni. Allora, alla fine di tutto noi avevamo, come se avessimo sulla nostra scrivania, senza bisogno di andare in Egitto, senza bisogno di andare nella piramide, una specie di cubo sulla nostra scrivania fatto di numeri. Questo cubo era una matrice tridimensionale ed è come una torta. È una matrice che contiene tutte le informazioni della piramide, quelle esterne e quelle interne. A quel punto noi dicevamo al computer: mi tagli la torta qui, mi tagli la torta qua. E noi che cosa avevamo? Una tomografia di una fettina di piramide che era caratterizzata da oggetti diversi, determinati dal materiale della piramide, che vibravano in modo diverso. Quindi un buco vibra diverso da un pezzo di granito o un pezzo di altro materiale. Colori diversi. In quell'istante questa fettina risentiva anche delle vibrazioni di tutta la piramide che c'era a destra e di tutta la piramide che c'era a sinistra. Quindi era una fotografia, una fettina, una tomografia vera e propria. Allora, noi cominciamo a vedere queste tomografie e all'inizio non ci si capiva niente. Tutte macchie di luce, boh. Ma lì entra anche un po' la consapevolezza. Cioè, allora, se questo è vero, mi fai vedere qui, qui e qui, se le macchie che troviamo qui tornano. Ed ecco che avevamo, alla fine dei giochi, una situazione tridimensionale dove noi sapevamo perfettamente nella tomografia verticale e nella tomografia orizzontale dove collocare i pezzi di roba vuota con i pezzi di roba piena. Morale della favola: dopo n.000 tomografie il risultato era incredibile. Tenete presente che noi avevamo già messo a punto il sistema. Filippo aveva già messo a punto il sistema con un articolo che aveva pubblicato di recente, ma prima, e ci è servito per, come si dice, mettere a punto la tecnica. Che cosa avevamo scelto? Il vulcano di Napoli. Il vulcano di Napoli è una specie di roba che sembra una piramidona gigantesca. Allora, mi fai vedere all'interno del vulcano di Napoli se io con il radar posso guardarci dentro? Ed ecco che eravamo riusciti a guardarci dentro fino a 3 chilometri sottoterra. Questa era una cosa incredibile, si vedevano le camere magmatiche, si vedeva e si vede tutto quello che in futuro potrebbe essere anche pericoloso per la città di Napoli, perché lì si vede tutto. A questo punto, messi a punto i parametri, che ora sono già molto migliorati, devo dire, perché il software è stato migliorato, l'abbiamo messi su un oggetto più piccolo. Un oggetto più piccolo che però aveva una caratteristica precisa. Era fatta di blocchi di pietra, blocchi di granito e blocchi di altro materiale meno pregiato, che però si vedevano benissimo, quasi tutti uguali, quindi la vibrazione era molto coerente, non c'era un grande rumore di fondo. E lì ci siamo resi conto che andando a 150-200 metri sottoterra, sotto il livello del mare, c'erano delle cose al di sotto della piramide. E lì nasce l'idea di scrivere un articolo. Ora, io non avevo nessuna voglia di scrivere un articolo, però Filippo mi disse: sì, bisogna scrivere un articolo perché la gente deve sapere. Deve sapere cosa c'è lì sotto. E io dico a Filippo: sì, noi glielo facciamo sapere, ma la gente come la prenderà questa cosa? Perché avevamo di fronte un modello tridimensionale che avevo costruito con ben 137 pezzi diversi. Pensate, 137 che poi è la costante di struttura fine dell'universo, tra le altre cose. Era incredibile questa cosa. Con corridoi, con stanze, con cose mai viste e con accessi negati, chiamiamoli così, che
avevano una precisa collocazione nel nostro cervello. Ci siamo subito resi conto a cosa servivano quella roba lì. Ci siamo subito resi conto di questo. E la cosa importante era: ma guarda che è proprio vero che la piramide è uno strumento che fa, che vibra. Perché, pensate, voi avete l'entrata della piramide a nord, in basso, sottoterra, c'era una cosa che noi scherzosamente chiamavamo le cantine, cioè un corridoio lungo con ben 12 stanze, 6 da una parte e 6 dall'altra, a pettine. Erano stanze, insomma, o qualcosa che assomiglia a delle stanze, ecco, diciamo così, che è più propriamente corretto. Tale struttura noi l'avevamo già ritrovata, perché si sapeva, si conosceva, in altre piramidi, come la piramide di Djoser, la piramide di El Arian, che sono piramidi molto vicine, poi tra parentesi, la piana di Giza, e che non nessuno degli egittologi sapeva che cavolo servissero. E invece io, siccome ho fatto il geometra, forse sarà per quello nella vita, mi sono reso conto che erano strutture particolari che servivano per evitare le vibrazioni, pensate, quando si fanno determinati tipi di fondamenta, determinati tipi di moli al mare che prendono le onde, così si fanno in quel modo lì, come dei denti che appaiono in questo modo, perché i flutti si spaccano e la frequenza rimane la stessa, ma viene dimezzata, dimezzata, dimezzata e alla fine non crea più sulla terraferma quei crunch tremendi che potrebbe causare un'onda. E non solo, ma potevano essere utilizzate le stesse strutture in laboratori in cui ci sono apparecchiature che vibrano, molto grosse, per evitare che la gente sul pavimento passi la giornata lavorando lì dentro a vibrare, che non è che proprio gli faccia bene. C'erano gli stessi tipi di strutture. Allora, la piramide davanti non voleva che le vibrazioni del Nilo e le vibrazioni della città del Cairo gli entrassero dentro. Poi sotto, a 90 gradi di posizione, il dente con tutte le stanze è qui, sotto ci sono due robe che da 100 metri di sotto circa salgono e a un certo punto cambiano pendenza, si incastrano con questa struttura, ma siamo sempre sottoterra. Queste due strutture salivano all'interno della piramide a oltre 100 metri e vedete che ho fatto così, si avvicinano perché sennò uscirebbero dalla piramide, si avvicinano perché la piramide è fatta così, quindi sennò se fossero parallele come quelle di sotto uscirebbero dalla struttura, invece entrano dentro e all'altezza dello Z, un pochino all'altezza dei oltre 100 metri, si uniscono con un corridoio. Da questo corridoio partiva un altro corridoio interno che circondava la struttura dello Z, cioè di quella struttura che serviva, come ho detto prima, a fare un filtro passa-basso. Le vibrazioni entravano, ma solo le vibrazioni a bassa frequenza entravano nella stanza del faraone, le altre venivano statisticamente buttate fuori. E anche lì, io bisogna che lo dica, la gente non usa il cervello. Lo Z è fatto di 5 piani, ci si doveva accorgere subito che serviva quella roba lì. 5 piani di pietra, aria, e sopra c'è una specie di tetto fatto così, che serve, è una lente che serve per convertire i suoni dentro la stanza del re. È fatta proprio così, come una lente di granito. Ma queste stanze, questi pietroni, erano lisci sotto e schiccherati sopra, cioè non erano lavorati sopra. È evidente che statisticamente le onde che hanno una frequenza elevata hanno la probabilità di essere scacciate in alto fuori, mentre le onde a più bassa frequenza entrano dentro e che quando rimbalzano sopra incontrano una superficie piatta e quindi tornano subito sotto. Si tratta di un filtro passa-basso, 5 livelli che purificano le frequenze per far arrivare una frequenza che poi era 32,8, 32,9 Hz all'interno della stanza del faraone. Questa frequenza, tra parentesi, ricalcolata
con il computer ovviamente, fa vedere una coerenza incredibile, per cui se c'è un soggetto che ha la testa a sud e i piedi a nord, nella questa vasca c'entra un raggio di frequenza opportuna che gli colpisce la testa. Abbiamo fatto questo, io le mostrerò a Napoli per la prima volta ora il 24-25, quando vado a Napoli di questo mese, proprio le simulazioni al computer, perché non ci sono dubbi, i numeri sono quelli. Una frequenza che quindi andava a rompere le scatole a quello che stava all'interno della vasca, che stava nella camera del cosiddetto faraone. Non a caso, anche lì, l'osservazione del ma perché le stanze della piramide non sono pitturate? Ma perché non ci sono bassorilievi? Ma perché sono lisce, perfettamente lisce? Ma perché se no questa frequenza si sarebbe spersa in una miriade di angoli e sarebbe stata assorbita dalle pareti? Non sarebbe stato una box risonante? Era incredibile questa cosa. Già nel libro che avevo scritto avevo spiegato anche come l'acqua entra nella piramide, come viene fatta entrare e come viene fatta uscire, con tutti i passaggi precisi. Nel lavoro fatto con Filippo abbiamo questi due tunnel sotterranei che salgono. Che cavolo sarà quella roba lì? Sono un diapason di pietra, perché la piramide è di lunghezza di 229 passametri. Quindi non ti devi aspettare che la vibrazione del terreno nella faccia est e nella faccia ovest sia la stessa. Ci sarà una differenza. Le due palette del diapason vibreranno a due frequenze diverse. Queste due frequenze entrano in questi due tunnel, salgono nella piramide e vengono a coalescere al centro, cioè è un equalizzatore. Le due frequenze si ammazzano tra di loro e nel corridoio centrale ci arriva solo quella piccolissima quantità di frequenza che non è stata ammazzata. E questa frequenza cosa fa? Va in un tunnel attorno allo Z. Questo cosa vuol dire? Che lo Z, destra-sinistra, avanti-dietro, vibra alla stessa frequenza, cioè non vibra. Quindi l'equalizzatore sostanzialmente funziona per evitare che lo Z, oltre che a prendere la frequenza del vento, 32 Hz che entri nella stanza del faraone, non venga disturbato dalle frequenze del terreno di tutta la piramide. Da una parte c'era il fiume Nilo, dall'altra parte c'era la città del Cairo, dall'altra parte c'era chissà che cosa, questa piramide doveva essere salvaguardata, solo il rumore del vento che entrava all'interno, e così succedeva. È chiaro che questa cosa ci apparve immediatamente incredibile. Poi ovviamente abbiamo scoperto un sacco di altre cose. Una delle cose che abbiamo scoperto era un tunnel, una camera molto vicina, cioè ci si può entrare dall'entrata principale. Allora, c'è una storia sull'entrata principale della piramide. Queste cose andrebbero insegnate a scuola. Noi, quando si va al Cairo e si fa i turisti, si entra in un'entrata che sta sotto, che è stata scalpellata da Al-Mamun, il quale per la prima volta ha detto: io ci faccio un buco perché non so da che parte si entra. A metà del 1800, i primi del 1900, si scoprì l'entrata vera della piramide, che era completamente eclissata, tappata. Non si ha nessuna informazione su chi l'abbia scoperta. Questa è una cosa veramente strana. E lì il curatore di tutta l'operazione, che è Zaki Hawass, ci ha messo una pietra sopra e ha detto: no, di qui non si passa, ci passo solo io, voi non ci passate. E da lì si scopre che ci sono dei passaggi, il radar lo vede, dei passaggi che portano a, per esempio, un tunnel di 7, 8, 9 metri, una stanza, che poi porterà da qualche altra parte. Noi la vediamo con radar, l'avevamo scoperta 6 mesi prima, no?
Ora, Zaki Awas dice l'ha scoperta lui, un gruppo di giapponesi dicono l'abbiamo scoperta noi con una tecnica che è la spettroscopia muonica. Allora, bisogna capire la spettroscopia muonica, poveri giapponesi, sono 34-36 persone di 12-10 dipartimenti diversi in tutta l'università mondiale, poverino. Devono costruire una macchina fotografica che costa 1.200.000-1.600.000 euro. Tenerla accesa 7, 8, 9, 10, 12 mesi, perché di muoni ne passa uno ogni 50 anni. E poi hanno una risoluzione che a me mi fa ride. E loro, di poverini, dicono, pubblicano su Nature, in preprint, che hanno scoperto sta roba. E noi si dice a Nature, guardate, ci rompete le palle, l'abbiamo scoperto noi 6 mesi fa. Cioè, funziona così. Non è che noi, cioè, non solo, ma loro, siccome non sono sicuri, allora hanno fatto un buco nella piramide, ci hanno messo una telecamerina e hanno fatto delle fotografie. Allora dico, ma le potevate fare subito le fotografie, visto che non avete la certezza che la spettroscopia muonica vi serva. Però lì c'è un problema di tipo politico e di tipo monetario, perché questi giapponesi sicuramente si faranno i loro lavori, però avevano bisogno di soldi e hanno detto, sai cosa si fa? Facciamo finta che ci serve che la macchina fotografica a muoni serve per guardare la piramide, ce la facciamo pagare dagli sponsor e poi la usiamo per i nostri scopi. Ecco, noi non abbiamo bisogno di 1.200.000 euro, non abbiamo bisogno di 36 scienziati del mondo, non abbiamo bisogno di 10 dipartimenti, l'abbiamo fatta in due con dei computer a gratis e ci abbiamo messo pochi mesi, cioè il tempo che il computer ci ha messo per elaborare questi dati. Ora, che Nature non voglia capire che siamo noi che abbiamo scoperto non solo quel tunnel lì, ma tutta una marea di altre stanze che questi manco hanno mai visto, bisogna che Nature se lo metta in testa. No, perché io voglia essere lo ius prime noctis della scoperta, perché le scoperte sono di tutti. Nell'istante in cui te scopri una cosa è di tutti, non è tua, è di tutti. Ma perché per il culo a me non mi ci prende nessuno, neanche i giapponesi. Siccome c'ho già un passato trascorso con gli articoli di chimica giapponesi che fanno schifo, perché i giapponesi pur di pubblicare ammazzerebbero la mamma loro, allora ti dico che bisogna che i giapponesi si mettano una mano sulla coscienza e dicano no, l'abbiamo scoperto noi questa roba. Cosa rispondono i giapponesi? No, ma questa roba già si sapeva che esisteva sta stanza. Certo che si sapeva, perché nel 1996 un ministro delle belle arti, chiamiamolo così, egiziano, lo aveva già detto. Guardate che lì c'è un corridoio fatto così, così e così. E perché l'aveva detto? Perché Zaki Awas gliel'aveva detto. E perché Zaki Awas non l'ha detto a nessuno? Perché Zaki Awas non ha nessuna intenzione di dire alla gente cosa c'è all'interno della piramide. Perché è un problema di natura politica. Allora, il problema è che, è vero, Zaki Awas l'aveva già detto nel 1996, ma finché non lo scrivi sul lavoro scientifico di quella roba lì, io mi ci pulisco, sai che cosa? Esattamente. E quindi siamo noi quelli che hanno scoperto per prima sta cosa, né Zaki Awas e né i giapponesi. Questo per chiarezza, ma a noi non ci riporta niente, perché a noi ci interessa le conclusioni. Perché le conclusioni sono: abbiamo scoperto delle altre stanze, abbiamo dato a ogni stanza un preciso compito, soprattutto, certo, un ruolo, perché per esempio, quando la piramide è piena di acqua, si deve svuotare, e nell'istante in cui si svuota, si deve svuotare con una certa procedura. Lì io mi sono ricordato quelle istruzioni che io da chimico avevo come chimica industriale. La piramide è come un impianto chimico. Si carica dall'alto e si svuota dall'alto, sempre. E quindi è per forza. È una cosa, questione tecnica proprio, no? Quando noi... sapete, noi si fanno delle reazioni e si versa una roba dentro un'altra roba. Nell'impianto non è che si può versare 2000 litri di una roba dentro un'altra roba, bisogna che la roba sia in alto, apri un rubinetto e casca nella roba più bassa. Ecco, è banale. Per fare le reazioni così funziona.
quindi carichi tutto dall'alto e svuoti tutto sempre dall'alto nello stesso modo. Sono problemi di chimica industriale, se volete. A quel punto abbiamo trovato il sistema, avevo trovato il sistema di spiegare esattamente ogni bullone, ogni pezzo, ogni sasso che stava all'interno della piramide e che non si sapeva cos'era. Ma in quel contesto avevo anche capito che Zaki Hawass aveva modificato alcuni aspetti della piramide senza dire niente a nessuno. Una delle cose che lui faceva era vietava di fare le fotografie all'interno della piramide. Ovviamente negli ultimi 50 anni non gli è riuscito e quindi internet è pieno di fotografie rubate dell'interno della piramide, dove si vede chiaramente che lui ha aperto il pavimento della stanza del faraone, ci ha messo una grata, sotto nella grata c'era un'altra stanza, un'altra serie di stanze. Pensate che noi le troviamo tutte con il radar ad apertura sintetica, quindi un po' il povero Zaki Hawass l'abbiamo anche un po' sputtanato in termini tecnici e scientifici. C'è un'altra stanza sotto la stanza della regina, c'è un'altra stanza che ha un significato preciso perché fa da polmone per lo scarico dell'acqua. Perché che aveva quel tubo di legno di cui ci hai parlato all'inizio, di cui non si trova traccia. Il tubo di legno probabilmente è stato distrutto perché sono passati migliaia di anni. Nel pavimento della stanza c'è un buco tappato di detriti. Questo buco tappato di detriti va a finire sotto un'altra stanza e quest'altra stanza ha un significato. Quando te svuoti dall'acqua la stanza della regina, che è quella che sta al piano metà, l'acqua scende in verticale con una potenza della Madonna, perché è un buco in verticale. Se fosse così, avrebbe una velocità in fondo che va a finire in una stanza che loro hanno chiamato stanza non finita. Ma dico come? Hanno 4.000 anni, hanno avuto per finire questa stanza, non l'hanno finita. Ma vedi, è la genialità degli egittologi. Allora bisogna rallentare il percorso dell'acqua, perché sennò ci fa un buco anche nel granito. E allora si usa una tecnica che è la tecnica della cosiddetta pompa ad acqua. È una pompa che serve per fare il vuoto, che te conoscerai benissimo. Si attacca a un rubinetto, si apre il rubinetto. È bravo, è tubo Venturi, è quello lì. Ecco, c'è questa stanzetta che serve da tubo Venturi, cioè siccome si crea del vuoto in quella stanza, l'acqua cala meno velocemente e quindi non fa un disastro nella stanza finale in fondo. Un'analoga stanza c'era da un'altra parte per togliere l'acqua nello stesso modo dalla stanza del faraone. Si apre la saracinesca della stanza del faraone, tutta l'acqua scende a gradini, pensa, non c'è un piano inclinato, perché se ci fosse un piano inclinato, quando arriva l'acqua in fondo, c'è una velocità della Madonna, spacca tutto. Allora cosa hanno fatto? A gradini, come un bravo idraulico sa fare. E poi quest'acqua scende, trova un'altra stanza che fa lo stesso tubo Venturi e fa lo stesso, che è nota questa però, che la chiamano il grotto, e serve per fare lo stesso scopo. Quindi noi tutto quello che c'era nella piramide lo abbiamo perfettamente messo in evidenza, con anche la spiegazione di tutti i pezzi. Questo serve a questo, questo serve a questo, questo serve a quest'altro. E io dico, ora, finché non c'è un'altra spiegazione, ve dovete tenere questa che abbiamo noi. Voi mi dite, questa spiegazione non ci piace, va benissimo, mi devi dire perché e mi devi dare una spiegazione migliore, se no te devi tenere la mia, dico io da un punto di vista tecnico e scientifico. Il problema nasce a questo punto. Noi pubblichiamo su Remote Sensing, che è delle 40 riviste che si occupano di questo, la settima per importanza, e si scatena l'inferno sulla rete. Perché tutti coloro che si sono interessati di piramidi finora gli girano le palle che noi si sia arrivati a un risultato così tecnico, no? E dicono, ma Langa e Biondi non possono avere ragioni, perché io ho 30 anni che studio questo problema,
E ho capito che è 30 anni, ma e se non l'hai capito non c'è colpa mia. Io non faccio l'egittologo, ci siamo messi insieme, io, chimico e uno esperto di radar ad apertura sintetica, abbiamo trovato questa chiave di lettura. Ci vengono contro tutti coloro che sono legati agli aspetti, agli ambienti della massoneria. Te dici, ma perché? Perché la massoneria è legata all'antico Egitto. La nascita della massoneria si fa collegare ad Amenofis III, il quale è il primo faraone che parlerà della rosa e della croce, e quindi fondatore di Rosa Croce. E pensate voi, e quindi gli si... i Rosa Croce, che sono il capostipite di tutte le massonerie che abbiamo oggi, perché sono estremamente antiche, non vogliono far vedere le loro origini, perché si capirebbero delle cose storicamente che loro non vogliono far sapere. E quindi, no, non è possibile che noi abbiamo fatto questo tipo di lavoro, sono tutte cazzate. Quindi la rivista Remote Sensing è una rivista predatoria che non conta nulla, e te devi pagare per pubblicare. E noi si fa notare che non è una rivista predatoria, è la settima rivista che, se tu vuoi fare un concorso a un professore cattedratico... Guarda che quella è la scusa che usano con tutti quando la gente non è d'accordo. Che non si paghi, non lo dico per i nostri ascoltatori, andate a vedere quanto si paga su Nature, per esempio. 5.000 euro. 5.000 euro, esattamente. E adesso le riviste non si stanno sostentando, quindi tutti chiedono quello che si chiama APC, cioè che è una quantità di denaro per poter pubblicare, per coprire le spese di pubblicazione. Tutti si stanno inalberando perché voi avete scoperto qualcosa che loro non hanno fatto, ma soprattutto una tecnica che riesce a fare una specie di tomografia, bene, di tutta la piramide, ma siete anche riusciti a dare una spiegazione. Allora, prima domanda, e poi ti lascio continuare, però tu hai parlato di acqua, cioè di condotti e di acqua, ma l'acqua dov'era? Perché ci doveva entrare dell'acqua? Era un'acqua piovana o era un'altra? No. Ottima domanda. Quello che si è visto è che non solo la piramide di Cheope, ma anche la piramide di Chefren e anche altre piramidi erano circondate da un muro grande che prendeva l'acqua, era una grossa piscina che prendeva l'acqua dal Nilo. Fate caso che tutte le piramidi sono costruite vicino a un corso d'acqua, non solo in Egitto, ma anche in America Latina. Perché le piramidi sono in tutto il mondo. Assolutamente. Prendiamo la piramide di Cheope. La piramide di Cheope attorno c'ha delle buche strane. Queste buche strane ospitavano delle barche. Quando l'acqua saliva e si riempivano anche le barche galleggiavano ed entravano in circolo e potevano fare delle operazioni precise. Pensate che queste barche hanno una caratteristica. Una soprattutto delle cinque barche che erano lì, erano abbastanza ben conservate, soprattutto una. E quello che si vede è che non hanno l'albero della vela, cioè non vanno a vento, vanno solo a remi. E che cosa dicono gli antichi egizi? Erano le barche che servivano da cerimonia per trasportare il Ba del faraone, cioè la parte animica, da una parte all'altra del mondo, cioè nel mondo dei morti. In realtà queste barche servivano agli operai per girare attorno alla piramide e attraverso degli aggeggi di legno che saliva, probabilmente di legno perché non se ne trova traccia, riuscivano a portare l'acqua a circa 90 metri d'altezza per farla entrare nello shaft. Per ottenere questo risultato a step diversi usavano delle eliche sostanzialmente di scisto, che sono di una di queste è stata trovata e io l'ho indicata nel museo egizio del Cairo, il primo, quello più vecchio,
che è un'elica fatta in un certo modo che, se te la studi bene, crea una coppia di forze che tira l'acqua in verticale. 3 o 4 portavano l'acqua fino a 98 metri, mi sembra di ricordare, nello shaft sud si riempiva tutto, e io ovviamente sono andato a cercare le tracce dell'acqua in tutta la piramide e le ho, quindi di escavazione dell'acqua nel granito, le ho trovate tutte, e l'acqua si riempiva in questo modo. L'acqua ha una caratteristica, per noi sarebbe come un filo elettrico. Il filo elettrico porta l'energia elettrica, l'acqua porta il suono, 1400 metri al secondo. Quindi la vibrazione che si sviluppava all'interno di questa vasca, che andava in risonanza con tutta l'apparecchiatura, questa vibrazione, allora la vasca era come un tubo di Helmholtz, lo dico per la fisica che è dentro di te, un tubo di Helmholtz, la vasca era il collo della bottiglia di birra in cui ci soffi dentro. Ecco, la vasca vibrava, e queste, siccome la vasca era nell'acqua, l'acqua portava le vibrazioni al piano di sotto. Al piano di sotto c'era una cosa interessante. Nella stanza della regina c'è una nicchia all'interno della parete che è fatta in un certo modo, che è sostanzialmente la cassa di risonanza di un'arpa, con delle misure precise che dipendono dalla sezione aurea sostanzialmente. Sono 4 livelli che si stringono sempre di più. Questa cosa veniva, questo buco nella parete, veniva protetto dall'acqua. L'acqua ci scorreva solo davanti, perché c'era una paratia di legno o di un altro materiale che poteva essere metallo, noi non lo sappiamo, ma sappiamo che c'era questa paratia perché nel pavimento si trovano le tracce di questa cosa. L'acqua scorreva, la faceva vibrare come una corda di violino questa stanza, la frequenza veniva rilasciata in aria e l'aria faceva vibrare questa specie di grande colonna d'organo dove dentro c'era il faraone, e il faraone veniva curato da questa incredibile risonanza. Questo era quello che succede. Quindi, secondo il mio modesto punto di vista, la stanza del faraone non era del faraone, la stanza della regina non era la stanza della regina, perché il faraone veniva messo in quello che viene chiamato stanza della regina, e sopra ci stava un povero disgraziato che, con la propria frequenza, chiamiamola così, donava questa cosa all'altro che ne aveva beneficio, diciamola così. Ovviamente capite che se questa ipotesi fosse vera, si dovrebbe comprendere anche tutta una serie di motivazioni anche religiose. Cioè, sapete, la religione cattolica viene dal cristianesimo, il cristianesimo viene dall'ebraismo, l'ebraismo viene dalla religione egizia, con grande pace degli ebrei che si credono un popolo scelto, prescelto da Dio, ma si sono autoeletti, prescelti, perché poi che prescelte di che? E sostanzialmente si dovrebbe comprendere come gli antichi dei del cristianesimo, i nuovi dei del cristianesimo, sono gli antichi dei egizi. Quindi, mentre da una parte abbiamo la figura di Gesù, cioè Joshua Krishna, che è la nona rappresentazione dell'incarnazione di Vishnu, da quest'altra parte ci abbiamo Horus, che ha 12 costellazioni, invece che 12 apostoli che lo adorano, e via dicendo. Quindi capite che dietro il problema dell'aver compreso che la piramide non può essere stata costruita dagli antichi egizi, ma che c'era un'altra cultura, una cultura che aveva caratteristiche precise, perché noi lo sappiamo, aveva un DNA diverso, aveva un RH negativo nel sangue, era dolicocefala perché aveva il cranio allungato, quindi non si trattava di roba nostra, o meglio, sì, di roba nostra, ma non era né Cro-Magnon, né Devoniano, né Neanderthal, era un'altra roba. È ovvio che quello che tu ci hai raccontato questa sera, di tutte queste costruzioni che avevano
aritmetiche, costruzioni che diciamo sì, erano basate su delle leggi ben precise, e ovviamente ubbidivano a una cultura molto diversa, ma molto più elevata rispetto a quella degli egizi. Sì, è vero. Gli egizi, in qualche maniera, almeno il faraone, conosceva tutta questa roba. Sì, il faraone conosceva questa roba, e va sottolineata un'altra cosa interessante su cui lavorare. Diciamo la messa in termini di tempo di questa civiltà, diciamo che i faraoni, o meglio, i nostri egittologi fanno risalire la costruzione della piramide, delle piramidi, a 2500 anni prima di Cristo. In realtà ci sono due documenti, che sono, una è la pietra di Palermo, e l'altro è un papiro che è al Museo di Torino, che mostrano tutte le date, la presa di possesso del faraone, la durata del regno e così via. Mancano 27.000 anni. Allora, il problema è già, il problema è, ma allora, no, ma perché loro misuravano il tempo in un altro modo? Guardate, vorrei farvi notare questo fatto, che non solo erano i faraoni a utilizzare questa dimensione temporale, ma erano anche i patriarchi di tutte le altre parti del mondo, che in quel momento stranamente erano longevi, molto longevi. Il primo dio, che è il dio fondamentale per gli egizi, è il dio Ptah. Il dio Ptah ha governato per 9.000 anni. Ra, che viene dopo, governa per 1.000 anni. Mano a mano che gli dei, faraoni, diventano semidei e i semidei diventano uomini, vivono come noi. C'è qualcosa all'interno della storia della piramide. La piramide è probabilmente quella cosa che gli antichi egizi chiamavano casa della vita. La casa della vita, c'era il dio Khnum e la dea Sesat. La dea Sesat era una bibliotecaria, cioè conservava tutti i manoscritti. Il dio Khnum cosa faceva? Prendeva il Ba, cioè l'anima, da un contenitore e lo ficcava in un altro contenitore. Ma non sarà che la piramide di Khnum Khufu era la casa della vita, visto che avevano tutte e due, secondo gli antichi papiri, la stessa costruzione, lo stesso orientamento verso il nord? Si parla della casa della vita come quella cosa che avete tutti sotto gli occhi ma che non vedete. Questo è scritto negli antichi papiri. E allora le domande poi alla fine diventano tante. Ma ipotesi. Allora lì vi dico questo. Io vengo dal mondo della scienza, che a qualcuno piaccia o non piaccia. Ho fatto 45 anni di laboratorio. Ho laureato qualche decina di studenti. Il voto minimo che i miei studenti hanno avuto è 110 e lode. Allora, lo dico non per gonfiarmi di ego, ma lo dico perché non posso sentirmi dire no, te sei un coglione qualsiasi. So che cos'è la scienza, so come si fa, e vi dico che la scienza ha bisogno di ipotesi. Tu devi fare un'ipotesi e poi la devi verificare. Coloro che mi dicono non bisogna fare nessuna ipotesi perché questo è ascientifico, vuol dire che non hanno mai fatto della scienza, perché senza l'ipotesi la scienza non va da nessuna parte. Questo è il mio punto di vista, intendiamoci. È così. Ecco. Oh, benissimo. E quindi le nostre ipotesi hanno un problema, che sono ipotesi che danno fastidio. Danno fastidio alla cultura della religione, di questo mondo, di questo pianeta. Danno fastidio alla storia, perché la storia non è quella che ti hanno insegnato a scuola. La storia non è quella della religione cattolica, dove nel Vecchio Testamento c'è scritto che l'universo ha 4.000 anni, perché nella Bibbia c'è scritto che ha 4.000 anni. Non è così, ovviamente. Ci sono dei problemi politici. Perché non si vuole
capire che ci sono state diverse creazioni, diverse razze su questo pianeta che hanno fatto un po' i cavoli loro, no? Prima di 40-45 mila anni fa noi non ci possiamo spingere più in là perché prima non abbiamo veramente nessuna possibilità di capire che cosa è successo, ma è successo un gran casino prima. Noi ci troviamo con 200, se non di più, siti archeologici dove si trovano tracce di gente molto grossa, alta, grande, con anche dentizioni differenti, con il sagittale qui nel cranio che non c'è, non so, guardate, avere il cranio allungato non è come dice la gente. Prendevano un bimbetto in Africa, lo fasciavano nella testa e gli allungavano il cranio, perché quella gente lì voleva che il cranio del loro bimbetto assomigliasse al cranio degli dèi, ed è per questo che glielo allungavano, se no non c'è nessun motivo perché ciò accadesse. E crani allungati noi li abbiamo trovati, e la storia ce lo dice, in feti sviluppati di bambini piccoli morti, che già prima di uscire dalla pancia della mamma avevano il cranio allungato. E su questo non si può dire no, non è vero, perché è così. Ci sono i dati pubblicati in letteratura con tanto di fotografie delle mummiettine, che non sono solo in un posto, ma sono in tanti altri posti, che vanno dalla Cina all'Egitto, all'America Latina. Esatto, perché certe piramidi ci sono anche in America Latina. Allora, ci sono... E ne parlerò dopo settembre, questo già previsto, in una conferenza proprio su questo fatto. Che differenza c'è tra le piramidi egizie e le piramidi, per esempio, dell'America Latina? E vi dico subito. Innanzitutto c'è un problema di costruzione. Sia queste che quelle altre sono state costruite con una tecnica che non poteva esistere. Pensate che c'è una piramide nella penisola dello Yucatan, importante, che gli hanno dato 2.000-3.000 anni di vita. Peccato che una parte della piramide, quando l'hanno scoperta, era coperta da un pezzo di colata lavica di un vulcano che era a qualche chilometro di distanza. E peccato che questo vulcano l'ultima volta che ha eruttato è stato 15.000 anni fa. Quindi questo c'è qualche piccolo problemetto, bisognerebbe dire, no? I nostri... Però diciamo che la struttura è sempre quella, le proporzioni sono quelle, costruite in maniera diversa, però sì. Hanno dei fattori comuni, dico bene? Non solo, ma gli studi pubblicati su riviste scientifiche che riguardano le pietre di Pumapunku, per esempio, sono identiche alle risultanze della piana di Giza. Cioè, se io prendo una bussola e la metto vicino a una di queste pietre, l'ago della bussola gira. Che strano. Cioè, sono pietre... L'ago della bussola comincia a girare? Gira nel senso che si inclina e segue le linee di forza della pietra. Ecco, le linee di forza della pietra. Perché? Perché la pietra è stata a un certo punto, e su questo non ci sono dubbi, ci sono lavori pubblicati su riviste scientifiche, molted, come si dice, ammosciata. In quell'istante in cui è stata no fusa, ma molted, ammosciata, i dipoli della pietra si sono orientati verso il campo magnetico terrestre, come fa il basalto quando si raffredda che esce dai vulcani. Ecco, allora le pietre si sono ammosciate. Come mai? E se voi andate a vedere quelle pietre, sia nella piramide di Cheope che nella piramide di Micerino, io ho tutta la letteratura che ho mostrato nelle mie precedenti convention, e ci sono i filmati che fanno vedere questa cosa, quindi è innegabile questo. Questo c'è un altro aspetto fondamentale, perché bisogna essere degli osservatori. Guardate, i ricercatori sono per la prima volta osservatori. Antonietta lo sa, quando mette l'occhio dentro un coso, ecco, e lo vede, e lì c'è l'osservazione, no? Allora, le pietre
sia di Pumapunku che per esempio di alcune città dell'America Latina che sono precolombiane, sono molte e ondulate, e l'ondulazione, le onde sono alla stessa distanza l'una dall'altra. Questo mostra chiaramente che c'è stato un processo di vibrazione del materiale, per cui il materiale si è ammosciato e è diventato tutto vibrante. E lì cominciamo a capire come le antiche leggende, perché le antiche leggende ci sono, dicevano che quando venivano tagliate le pietre con questi oggetti, gli oggetti emettevano luce e anche un suono. Ci sono le leggende, io cito sempre lo shamir, perché lo shamir è un classico. Lo shamir è quell'oggetto con cui è stato costruito il Tempio di Salomone, perché Dio non voleva che chi era Davide costruisse il Tempio di Salomone sporcandosi le mani. Allora gli aveva dato lo shamir, e questo shamir era un oggetto che si conservava in una scatola di piombo con della stoppa dentro. Lo shamir era chiamato verme di luce, segava in qualche modo le pietre, e mentre le segava le pietre diventavano luminose, trasparenti, e c'era un suono, si sentiva un fischio. La stessa cosa accadeva in America del Sud, dove le stesse leggende raccontano una cosa analoga. Va bene, saranno delle leggende, benissimo, ma perché, tra parentesi, queste leggende sono state riprese da lavori scientifici, pubblicati in letteratura, su giornali importanti, prima che esistesse la scienza con l'H, e nessuno di questi ne parlava, ma io le ho ritrovate tutte. Quindi è roba che è stata presa in considerazione dalla scienza, dalle diverse branche della scienza, da chi studiava la linguistica, da chi studiava l'ingegneria antica, da chi studiava la storia dei popoli. C'è questa roba qui. Allora, siccome io penso che dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto, vuoi vedere che queste popolazioni antiche, che ora sono scomparse perché il diluvio universale le ha spazzate via completamente, avevano una tecnologia del suono, dei fononi e dei fotoni che noi oggi manco ci sogniamo? Non dovete pensare che la tecnologia, secondo me, sia legata ai bulloni, alle viti, agli apparati tecnici, agli radar, alle cose. La tecnologia può essere anche in armonia con la natura. Aria, acqua, fuoco, terra. Come facevano gli antichi egizi a far vibrare la piramide e a ridare vita al faraone che così viveva 9.000 anni. Questa è stata la mia idea. Una mia idea che, va bene, io ho un rapporto con la scienza che è il rapporto della mia storia, come chimico, organico, in laboratorio, no? E quando dico questa cosa la gente ripudia il fatto che io sia stato uno scientista. Purtroppo la mia testa mi pone di fronte all'idea che non posso trascurare questa cosa perché dirla è politically incorrect. Io ho quest'idea. Mi è venuta questa idea, ragazzi, succederà, tanto a me non mi piglierà nessuno sul serio, però i dati pubblicati in letteratura e pubblicati su riviste scientifiche, tra cui Remote Sensing, fatta da noi, da me e da Filippo, dimostra questo. C'è poco da fare, giriamocela come ci pare, ma noi pensavamo prima che non potesse esistere un popolo più intelligente prima di un popolo più cretino. Ma se il virus ti ha dimostrato questo in questi ultimi 2 anni, vedi che sostanzialmente le cose possono essere anche così, cioè uno si può dimenticare di essere stato intelligente, forse non l'è mai stato nel contesto del virus, però le cose stanno così. Gli antichi costruivano Stonehenge. Per esempio, guardate, la piramide di Cheope, mi manca un pezzo sopra, che chiamano Pyramidion. Io ne parlerò a Napoli di questa cosa. Sto Pyramidion non si è mai visto, mai. Non è mai esistito, e secondo qualcuno, facendo un paio di calcoli, doveva pesare 280 tonnellate. Un pezzo, ma chi cazzo ce lo metteva sopra lì? Sto Pyramidion.
E quando si vanno a studiare tutte le pietre messe là sopra, si scopre chiaramente che sto piramidio non c'era. Come Khnum, Khufu, la piramide di Khefren, la piramide di Menkaure, cioè quello che noi conosciamo come Micerino, no? E che Khnum Khufu, cioè Cheope, era il babbo, Khefren era il figlio e Micerino era il nipote. Quindi Khefren è la piramide più vecchia. Ma come? La piramide più vecchia è anche la migliore? Mentre la piramide di Micerino è quella più bassa, più schifosa, che fa un errore col nord ancora più grande. Che strano. E allora sono andato a vedere. Ma chi l'ha detto che la piramide di Khnum Khufu era quella di Khnum Khufu? E ho scoperto che non c'è nessun cartiglio nel mondo che collega i tre faraoni alle tre piramidi. Cioè, gli hanno dato dei nomi così. Buongiorno, chiamiamola Khnum Khufu. Ma non esiste nessuna prova scritta. Mentre sui libri di storia ci fanno credere che quella è la piramide di Cheope. Ma su quali basi? Visto che non c'è nessuna base. Mi sembra di essere tornato al tempo della pandemia. Comunque all'interno dei sarcofagi li hanno trovati. Quindi quelle piramidi avevano non una funzione, sì, era una funzione di tomba, ma anche di rigenerazione della vita. Sì, di rigenerazione della vita sicuramente, e ne parlano i testi sacri, ma di tomba non ne parla nessuno. Rigenerazione della vita, sì, tomba, no. Tanto è vero che gli antichi egizi c'hanno la valle dei faraoni dove andavano a vedere, che vanno a metterli tutti lì. Che loro imbalsamavano i corpi. Quindi come fai a pensare che il corpo poi torni in vita senza gli organi interni? È vero, avevi il vaso con gli organi interni lì vicino, ma però non credi che la loro visione fosse un po' alterata? E la loro visione era la visione degli egizi che sono venuti dopo, che hanno cercato di capire che cosa facevano quelli che c'erano prima. Quindi da 3500 anni prima di Cristo, dopo ci sono quelli che noi chiamiamo gli antichi egizi, prima c'erano quegli altri che facevano delle cose. Quelli che sono venuti dopo hanno creduto che questa strana roba che loro chiamavano sarcofago fosse un sarcofago. Sarcofago vuol dire mangiatore di cadaveri. Invece, quindi il sarcofago, se voi ci fate attenzione, è una cosa che sta in piedi, non sta sdraiata, sta in piedi, c'è anche un bel piedone bello dritto per farlo stare in piedi. E il sarcofago è la rappresentazione di qualcosa che nell'antico mito conservava il corpo del faraone, no, lo conservava, nel senso lo conservava vivo, ecco cosa voglio dire. E quella canna grossa di legno che noi trovavamo probabilmente all'interno della camera della regina, ma non era forse un sarcofago dove il faraone stava dritto in piedi dentro e riviveva, perché la frequenza che gli serviva per rivivere gli faceva questo servizietto? Questa è la nostra idea. Sconvolgente, lo so. No, è veramente sconvolgente, perché ovviamente ci fa fare delle altre ipotesi. Allora, sicuramente quello che so io, gli egiziani non conoscevano la ruota, non conoscevano il cavallo. Quindi tutti quei massi, come li trasportavano? Va bene avere tanti schiavi, però insomma mi sembra che effettivamente ci sia un'altra spiegazione. Mio marito era andato a Machu Picchu da giovane e aveva visto delle pietre mostruose che erano sagomate esattamente come la pietra sotto, non passava un filo d'aria. Quindi, non ci passa una carta di credito, certo. E effettivamente allora non c'era questa tecnologia, cioè uno non si capacita che con gli strumenti di allora potessero fare quelle strutture. Quindi effettivamente dobbiamo pensare a qualcos'altro. E allora adesso noi pensiamo a qualcos'altro. Esatto, proviamo a fare delle ipotesi. Esatto. Tu dici
secondo me quelle costruzioni sono più vecchie, hanno una datazione diciamo molto anteriore a quella che loro ci dicono. E quindi potrebbe essere, tu mi dicevi, forse prima di un diluvio universale, sì, che è un evento che è descritto in molte culture. Quindi non può essere solamente una favoletta della Bibbia, cioè deve essere un fatto effettivamente accaduto. Quindi tu dici, prima del diluvio universale c'era probabilmente un popolo molto più evoluto di quello attuale, che ha fatto delle cose, che però era un popolo che voleva sopravvivere, forse in qualche maniera, e quindi con delle sue conoscenze ha costruito qualche cosa per permettersi di vivere ancora, di rigenerarsi, no? Non lo so. Questo mi ricorda un film di cui non ricordo il titolo, in cui diciamo degli astronauti italiani passano un portale, vanno in un altro mondo dove c'è anche lì una piramide e c'è questa vasca in cui si rigenera la vita, cioè il morto, quello appena morto, poi risuscita. Quindi la storia che diciamo tu più o meno hai detto, l'abbiamo vista in un film, l'abbiamo vista tutto sommato. Certo. Quindi a loro qualcuno gliel'ha detto questa trama. Insomma, sì, assolutamente. Ora, c'è tutta una storia che noi possiamo fare sulla filmologia, sui libri, perché questi film vengono fuori. Vengono fuori perché noi, senza entrare molto nel particolare, perché qui ci vorrebbe un altro 2 ore per spiegare, no, questo, adesso, per carità, però noi in realtà abbiamo consapevolezza inconscia di quello che è successo e a volte la estroiettiamo fuori scrivendo dei libri, facendo dei quadri, facendo dei film e così via, tiriamo fuori la parte di noi che noi non abbiamo capito, che a specchio ci viene addosso e dico, ma guarda che bel film che ho fatto, che idea geniale, senza renderci conto che dentro quell'idea geniale in realtà non c'è solo un film, ma c'è anche la realtà di quello che sta succedendo. E questo è normale. Voi dovete tenere presente che, per esempio, noi conosciamo le piramidi egiziane, no? Se voi andate a vedere le piramidi cinesi, sono il triplo di grandezza della piramide di Khufu, e ce ne saranno un centinaio nella zona dove c'era l'imperatore Wang Di, che era l'imperatore che poi era sceso dal cielo con altri 6 amici, con una specie di trottola di ferro, e aveva insegnato ai cinesi a fare tutto un sacco di cose, tra cui il Feng Shui, aveva insegnato la lotta, aveva insegnato a scrivere e a leggere, e poi a un certo punto ha deciso, prima che succedesse qualcosa, il diluvio universale, di riprendere i suoi amici e di ritornarsene sulla costellazione del Leone. Questo c'è scritto negli antichi testi cinesi. Questa è l'antica storia della Cina. Interessante questo. E vi posso assicurare che se voi andate a vedere la piramide della, mi sembra che si chiama la piramide della neve, ora non vorrei sbagliare, che è una delle più grandi, dove c'è questo imperatore vicino, che hanno, sicuramente lo saprete, perché ne hanno parlato tutti i giornali, hanno trovato questo esercito di terracotta sotto, sì, è lì, in quella zona lì, questa piramide, che ovviamente non ha il piramidion, neanche quella, c'ha 8 lati, non ne ha 4. Questa è una cosa che noi abbiamo scoperto sia e rimarcato sia sulla piramide di Cheope, che di Micerino, che di Kefren. Queste, i lati delle piramidi sono 8, cioè un'incavatura nel mezzo, per cui, e per quale motivo? Perché se arrivata a grondaia, quando usciva l'acqua, l'acqua passava, non andava a spruzzo da tutte le parti, ma serviva apposta per convogliare l'acqua in modo coerente nella vasca generale, che poi sarebbe stata svuotata. E ci sono i canali oggi che uno va a vedere di svuotamento di queste vasche, che con l'acqua che torna al Nilo. Quindi mi sembra incredibile come nessuno si sia mai reso conto di tutti questi particolari, di cui un bischero chimico come me si è accorto. Senti, facciamo qualche domanda. Io credo che Elvira Pinazzi sia la prima. Elvira, mi dici se è vero che sei la prima?
Sì, buonasera. C'era un'altra persona, ma non ha più la mano alzata, quindi penso a questo punto sono la prima. Ecco, Va bene, sì, fai la tua domanda. buonasera. Mi scuso, non ho il video, ma ho la connessione traballante, quindi è meglio così. Ecco, tantissime domande perché è un racconto coinvolgente, molto, molto stimolante per la mente, però chiaramente bisognerebbe riflettere a lungo per entrare in questo percorso. E la mia domanda è questa. Sicuramente era un'operazione molto complessa e quindi nel momento in cui veniva attivata questa macchina, tra virgolette, cosa accadeva agli altri astanti? Cioè, come potevano essere protetti da quell'operazione? Perché immagino che si innescavano una serie di movimenti, ecco, non so quanto gli astanti potevano avere il tempo per allontanarsi. Mi domandavo, ecco, anche... Perché si dovevano ottenere secondo te? Perché se c'è una trasmigrazione da un'anima a un'altra, l'ipotesi è quella. Quindi cosa accadeva agli altri astanti nel momento in cui fossero rimasti presenti eventualmente? Dunque, quello che noi sappiamo con una certa sicurezza è che quando la piramide si chiudeva e tutto funzionava, rimanevano all'interno un certo numero di operai, non sappiamo quanto, alcuni all'interno della grande galleria, alcuni all'interno della stanza del faraone. Nessuno ci risulta all'interno della stanza in alto del donatore, chiamiamolo così. Non credo che ci siano problemi di interferenza perché la parte animica veniva convogliata attraverso l'acqua nella parte sotto e l'unico oggetto che poteva recepire come un'antenna questa onda coerente era sostanzialmente chi stava all'interno della canna. Gli altri erano lì passivi, non sentivano neanche niente, manco si sarebbero accorti di nulla. Aggiungo. Ma la luce lì dentro chi gliela dava? Perché c'era buio, no? Allora, guardate, è una cosa, è un'ipotesi che è molto interessante. Siccome c'erano questi strumenti, per esempio abbiamo citato prima lo shamir che è la traduzione di shamir dall'ebraico è verme di luce, allora lo shamir è, fate finta che sia un raggio laser, una cosa così, non lo so poi cos'era. No. Se te lo metti nell'acqua, l'acqua è in grado di fare quell'effetto di luce per cui il percorso dell'acqua diventa tutto luminoso. Fate finta di essere di notte davanti a una piscina illuminata da dentro. Voi vedete solo l'acqua illuminata e fuori c'è buio. Ecco, con quel sistema e con l'acqua praticamente si riusciva, secondo noi, a illuminare tutto. Tutte le parti della piramide che riuscivano a ottenere quindi la capacità di muoversi, di fare delle cose. Nel pavimento della stanza della regina ci sono dei buchi per terra che fanno pensare a dei paletti di legno dove ci fosse un soppalco di legno dove alcuni operai stavano sopra per non essere. Per non entrare nell'acqua, perché l'acqua serve per mandare il suono, quindi non ci devono essere tante robe dentro. E quindi si pensa che ci fossero degli operai sia nella stanza della regina che nella grande galleria. Perché dico nella grande galleria? Perché nella grande galleria, che è fatta in un certo modo, cioè la grande galleria è un piano inclinato. Questo piano inclinato in sezione c'ha un buco nel mezzo e in questo buco ci sono i gradini che fanno scendere l'acqua. In questo piano inclinato ci sono dei buchi, dei fori, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, dove probabilmente si mettevano degli incastri con delle tavelle di legno, l'acqua scendeva sotto, ma gli operai ci camminavano sopra quando c'era da svuotare la stanza del re. Quindi noi abbiamo pensato a tutto, ogni buco ha una sua precisa Bene, funzione. saranno state usate eventualmente torce No, con fiamme? Ecco, no, è possibile. perché non è stata trovata nessuna traccia di fuliggine Di al barile. fuligine, infatti, questo lo sapevo anch'io. Senti, Elvira, Poteva essere. facciamo una domanda sola perché ho visto che si stanno allungando le persone che vogliono fare le domande ed è un po' tardi. Quindi, una domanda unica, tu l'hai fatta.
Ti disattivo l'audio io, scusami Elvira. Grazie, grazie a voi. Senti Joel, è vero che tu eri prima dell'Elvira? Dico bene? Allora, Joel, ti do l'audio e fare la tua domanda. Una domanda unica, per favore. Joel, ti attivi l'audio? Su, clicca sul microfono. Può riprovare. Joel, riproviamo? Per ora non... Ecco. Oh, ce l'ho fatta, sì, perché ovviamente mi ha tirato l'audio, io ho bisogno di un'altra tranquillo, cosa. Tranquillo, ho... fai la domanda. Ok. Dai. Quindi abbiamo visto nelle puntate precedenti sempre sulle piramidi, okay, che praticamente c'è questa tecnologia che permette di ammorbidire queste pietre e questa tecnologia, chiedo conferma a Corrado, e c'era anche dalla parte, diciamo, dell'India del Sud dove non venivano costruite le piramidi. Fammi un cenno alla testa perché in questo momento non ti vedo col telefonino. Sì. Ok. E perché venivano fatti dei monumenti con, che non potevano essere scolpiti perché era impossibile, venivano anch'esse fuse le pietre, ammorbidite. E poi hai detto che nel mondo c'era un unico linguaggio, cioè tutti parlavano il sanscrito, mi pare capire. Il proto-sanscrito, sì. Il proto-sanscrito. Quindi facciamo questa distinzione, proto-sanscrito. E a questo punto mi è venuta in mente una cosa. Se nelle zone, diciamo, Asura, venivano insegnati con le figurine agli abitanti un linguaggio scritto, che poi piano piano è diventato un linguaggio scritto, nella parte, diciamo, Deva del mondo, l'India del Sud, siccome non c'erano piramidi da costruire, come hanno sviluppato lì il linguaggio scritto? Dunque, alcune cose le sappiamo, alcune cose non le sappiamo. In India ci sono dei templi che sono interessanti perché, lo diciamo per chi non lo sapesse, ci sono delle colonne che se percosse con un martello suonano e danno dei suoni precisi, che sono la scala musicale poi indiana. Quindi qualcuno ha pensato che queste colonne fossero bucate dentro, avessero una cassa di risonanza. Allora l'Istituto di Geologia, di Mineralogia di Bangalore ha preso una di queste colonnette, le ha aperta. Certo, per guardare cosa c'era dentro, e ha scoperto che non c'era nessuna camera di risonanza, ma c'erano delle polveri sostanzialmente a base di ossidi di ferro che davano origine a questa risonanza. Quello che veniva fuori era che queste colonne erano state costruite con qualcosa che assomigliava a un geopolimero. Allora, per dirla in breve, il geopolimero è una roba dura, come fosse un macigno, una pietra, che però è stata solidificata mescolando delle cose, come se fosse il cemento armato. Bene, l'idea che le piramidi fossero state costruite con questa tecnica è un'idea che andava per la maggiore finché noi non abbiamo cominciato a fare le nostre conferenze. Cioè, c'erano dei chimici, sia inglesi che francesi, che ci hanno scritto dei lavori, che hanno studiato il problema, dicendo i massi della piramide di Cheope non si possono spostare perché sono troppo pesanti, li hanno costruiti lì impastando della roba, e portano delle prove. L'idea del geopolimero quindi è stata trasportata in India, e nei templi indiani si è trovata lo stesso tipo di struttura. In realtà questo che cosa fa pensare? Che ci sia stata un ammorbidimento a un certo punto delle sostanze che costruivano le cose, poi si sono state solidificate e hanno dato origine a tutte le strutture, sia dei templi indiani che dei templi egiziani, così come delle pietre di Puma Punku in America Latina, faccio per dire, no?
In realtà lavori scientifici pubblicati da giapponesi ancora una volta dimostrano che la percentuale di molecole di cristallizzazione di acqua all'interno di questi geopolimeri non è coerente con il geopolimero stesso. Quindi l'articolo che ho in mente in questo momento dice: toglietevi dalla testa che si tratta di geopolimeri, perché questa roba non c'entra niente. Quindi c'è la ammorbidimento delle pietre. L'ammorbidimento non è stato fatto con il calore, perché sennò ci sarebbe dell'ossido di ferro sulla superficie rossa delle pietre, e c'è stato un processo di vetrificazione sia sull'America Latina che a Gizza, ma tutto ciò senza calore. Ora, quindi c'è tutto un sistema per ottenere questi dati, non lo dirò ora perché sennò ci facciamo notte, ma già tutto è stato pubblicato in letteratura, solo che la gente non ha messo i pezzi insieme. Tutto lì. Cosa succedesse? La lingua straniera, il proto-sanscrito sembrava essere la lingua allora, prima di 13.000 anni fa, quindi 36.500 anni fa, lo Zeptepi, dicono gli egiziani, l'inizio del tempo, no? Come dice l'egittologo Armando May nel suo libro. C'era una struttura proto-sanscrita nel linguaggio, una struttura proto-sanscrita che è stata ritrovata, pensate, anche da un ricercatore, tra parentesi, italiano, nei geroglifici egizi. Cioè i geroglifici egizi riescono ad essere tradotti, invece che con la tecnica di Champollion, partendo dalla base del linguaggio proto-sanscrito. Il proto-sanscrito è un linguaggio che è stato identificato dalla NASA come il miglior linguaggio per computer. Perché? È molto semplice. E il sanscrito non ha parole, ha istruzioni. Esempio: la parola albero la posso dire in un milione di modi diverso, l'altro capisce sempre che sto parlando di un albero. Albero è quella cosa che ha le foglie, il tronco e le radici. Albero è quella cosa che fa ombra. Albero è quella cosa dove ci nascono i frutti. Nel contesto tutti capiscono del discorso che quello è un albero. Quindi sono una sequenza di istruzioni. È un linguaggio meraviglioso per fare... il linguaggio del computer. Chi ha inventato il sanscrito? Noi non lo sappiamo. Sicuramente quello che sappiamo è che il sanscrito deriva dalla cultura tamil, che è l'India del sud, e non dalla cultura della valle dell'Indo, come oggi i libri di testo ci vogliono far credere. Ma di più non sappiamo. Ok, grazie Joel. Io darei la parola a Manuel Sant'Arcangelo. Sì. Che aveva già preso, credo che sia questa la successione, ma comunque siete vicini. Manuel, buonasera a tutti. Dimmi tutto, Manuel. Allora, una domanda che è fatta da due domande. Le piramidi di Khefren e Micerino sono simili all'interno di quella di Khnum Khufu, e in più è una casualità che le tre piramidi abbiano una posizione geografica molto simile alla cintura di Orione. In più vorrei aggiungere che Bob Lazar, che è il famoso scienziato che ha fatto scoprire al mondo l'area 51, precisamente l'S4, descritto che lui, che all'interno di questa area 51 c'erano 9 dischi volanti, di cui uno era molto antico ed è stato scoperto in uno scavo archeologico e risale a più di 10.000 anni fa. Sì. Quindi la so. La so. Allora, le tre piramidi, Khefren, Micerino e Cheope, dunque, noi abbiamo guardato dentro Khnum Khufu, cioè dentro Cheope. Stiamo guardando dentro Khefren. Vi posso dire, c'è un sacco di roba lì dentro. Non abbiamo guardato dentro Micerino, ma la struttura di Micerino è completamente diversa. Cioè, sembrano cose che servano per fare la stessa roba, cioè che funzionino per esempio Micerino c'ha una spaccatura all'interno, su un lato, dove entra il vento,
secondo noi, e fa vibrare la stanza come se fosse un fischietto. Ora lo dico, un fischietto di pietra. No, quindi anche più di concetto. Ecco, vi posso assicurare che prima delle piramidi c'erano altri strumenti, sempre di pietra, che servivano per fare queste cose, che sono strumenti che mano a mano che andiamo indietro nel tempo assomigliano molto, per esempio, a strutture che noi troviamo nel nord dell'Inghilterra, che troviamo anche in Sardegna, come i pozzi sacri, che sono delle vere e proprie ocarine. Entra il vento qui dentro, c'è una pozza d'acqua dove te ti metti nel mezzo e l'acqua fa da trasduttore per le vibrazioni, e in alto c'è un buco da dove uscire il suono, dove deve uscire il suono. Questo per dire. Ora stiamo lavorando su Kefren. Dateci 5-6 mesi di tempo e poi vi diremo che cosa abbiamo trovato. Ma ora già vi dico, c'è un sacco di bella robetta lì dentro. Non vi so ancora dire se è uguale e quanto uguale a quell'altra piramide. Penso che sia un modello diverso, perché Kefren è ancora prima di Khnum Khufu, e quindi Khnum Khufu è l'ultimo modello, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda... quello più nuovo, per quanto è più efficiente. Per quanto riguarda questo signore che si chiamava Bob Lazar, io ho dei dubbi tremendi su Bob Lazar, perché quando mi occupavo di oggetti volanti non identificati, e quindi un altro argomento estremamente scomodo, e io, come facevo il docente di chimica, non mi potevo occupare di queste stronzate, perché con gli UFO non ci mangia nessuno, con gli UFO non si diventa deputati, con gli UFO eccetera eccetera, io invece me ne occupavo lo stesso. E Bob Lazar, sono andato a studiare tutta la sua vita e ho scoperto che Bob Lazar era stato incriminato dalla FBI perché aveva una ditta che commerciava prodotti transuranici, e siccome lui era un fisico, siccome in America c'è una legge che vieta di fare questa roba, perché se no te vendi al tuo nemico roba per farci la bomba atomica, anzi può fare, no? Allora gli hanno dato 12-15 anni di galera. Dopodiché Bob Lazar diventa la gola profonda dell'Area 51. Quello che succede è che gli americani hanno detto: guarda, te non vuoi andare in galera? No. Allora te ci reciti il ruolo di Bob Lazar. Fai finta di aver lavorato nell'Area 51 e di aver tirato fuori l'elemento 115 della tabella periodica degli elementi, che te dirai che è il carburante degli alieni, degli UFO. Ora, purtroppo, l'elemento 115 è stato in realtà trovato e sintetizzato anche da quello che ha sintetizzato l'elemento 116, che si chiama Seaborg, o Seaborg, che è un chimico inglese, un chimico fisico inglese. Se voi andate sul Chemical Society, la Dalton Transition, troverete gli articoli del 1970 in cui lui aveva già trovato il punto di fusione del cloruro di questo elemento. Quindi Lazar non poteva dire che questo elemento era un elemento strano, non noto, che veniva dallo spazio, perché in realtà c'era già il suo posto nel ecabismuto, si chiamava così, cioè sta sotto il livermorio. Sta sotto il bismuto, quindi è una specie di amico del fosforo, azoto, fosforo, bismuto, e sotto c'era l'ecabismuto, che era questo elemento 115. Quindi è una chiappa citrulli. Poi quando tutti cercavano Bob Lazar, che era scappato, non si sapeva più dov'era, nessuno ne parlava, l'establishment americano diceva che non lo conosceva nessuno, io l'ho trovato su Facebook, lui e la moglie che si facevano gli affari loro tranquillamente. Quindi mi permetto di dire, ho dei dubbi su Bob Lazar. Va bene. Perfetto. Grazie mille. Okay, grazie. Mi pare che ci sia Riccardo, giusto? Ok, vai Riccardo. Professore, buonasera. Io, il mio nome non le dirà nulla, ma il suo mi dice tantissimo. Hai la domanda che c'è molto. Io la chiamo dal Brasile, ma sono passati 23 anni, abbiamo anche pranzato insieme, professore, insieme a un gruppo di studenti anni fa a Buti, ma vengo alla domanda perché sennò prendo troppo tempo. Comunque grazie per questo pomeriggio. Allora, io trovo la scoperta del radar spettroscopia muonica, si chiama, una cosa geniale. Però tornando un momento, siccome non sono un tecnico, anzi proprio zero,
le faccio una domanda che, visto che ho seguito sin dalla prima sua conferenza online questo nuovo sistema, lei fece vedere la parte superiore di quella struttura con le cinque pietre, no, orizzontali, dove si vede questo tetto, il tetto quadrato. Si vede, si intravede, non si vede molto. Ma la mia domanda è perché non si vede anche, non si vedono anche le strutture che formano le pietre che formano quei cinque piani? Perché non si vedono e si vedono solo i vuoti? Sì, la domanda è facilissima. Premessa brevissima. Quindi noi con il radar ad apertura sintetica abbiamo trasformato una emissione di fotoni, che è il materiale con cui il radar funziona, in una risposta di fononi. Quindi abbiamo trasformato una risposta di campo, un'informazione di campo elettromagnetico in informazione sonora. Questa è la cosa che non aveva mai fatto nessuno. Non si vede quello che lei dice, cioè tutta la struttura fine, perché ci vorrebbe un radar ad apertura sintetica di 50 chilometri per fare questo, oppure un altro tipo di radar che c'è già peraltro in orbita. Noi abbiamo già chiesto il permesso di utilizzare questo radar, che porta l'apertura sintetica con un errore da 160 centimetri a 5 centimetri. In quel contesto noi vedremo, se ci concedessero l'utilizzo di questo radar, anche gli sputi di Tutankhamon per terra. Però ancora non ci risponde l'ESA, che è l'agenzia spaziale, insomma, ti deve dare il beneplacito per utilizzare questi dati. Ricordo che questi dati sono liberi per tutti. Tu devi fare al gestore del satellite la richiesta di avere questi dati, è supportata da un progetto di ricerca. Loro ti danno i dati e sostanzialmente te li danno quasi sempre gratis. Qui è per legge, una legge europea. Noi abbiamo già fatto la domanda 7-8 mesi fa, non ci hanno risposto. Abbiamo rifatto la domanda qualche mese dopo, non ci hanno risposto. E il problema è che non ci possono rispondere, perché loro sanno perfettamente che non ci possono dire di no, per legge. Ma se ci dicono di sì, dopo noi abbiamo i dati per guardare anche nelle acciaierie del Donbass, e loro non hanno nessuna voglia che noi si faccia questo. Quindi non si vede praticamente, noi non possiamo vedere con quello spettro praticamente il sarcofago, la pietra che lo contiene, cioè si vede la... Per ora no, ma quando ci danno il radar più buono, sì. Con quello sì, ecco. Va bene. Professore, grazie. Grazie. Grazie a te, grazie Riccardo. Paolo Esposito, tocca a te. Attiva l'audio. Eccomi qua. Buonasera, dottoressa, buonasera, professore, buonasera a tutti gli amici. Bella domanda. Doppio ringraziamento alla dottoressa per la eccezionale giornata di sabato 3 al laboratorio e per questa serata. È vero, Paolo, scusa, ero dimenticata. Vai, fai la domanda che siamo in tantissimi. Dai. Sì, allora vengo subito alla domanda, professore. Dunque, non sapevano leggere, non sapevano scrivere, non conoscevano l'uso della ruota. La domanda è, magari io non ho capito tutto quello che lei ha spiegato, come facevano ad avere tutti questi immensi saperi? Da dove vengono tutti questi? È semplice. Guardate, è molto semplice. E sono tornato qualche giorno fa da una conferenza che ho fatto, in cui ho parlato del teorema di Pitagora. Eravamo a Cirie, vicino Torino. Il teorema di Pitagora, perché Pitagora è stato 10-15 anni almeno in Egitto, oltre che a Babilonia, e ha riportato quello che lui ha saputo dagli antichi sacerdoti egiziani, probabilmente della città di Sais, tra cui il teorema di Pitagora, che non ha inventato lui, perché gli antichi egizi lo conoscevano perfettamente. Tanto è vero che c'è su alcuni papiri, il papiro di Rind, che credo che l'abbia scoperto, comprato nel 1600 e rotti, questo papiro viene fuori.
rinde il nome di chi l'ha scoperto. Credo che sia al museo di Londra, questo che è il museo egizio di Londra, conservato, dove si vede chiaramente che la gente, gli antichi egizi, sapevano il teorema di Pitagora, ma non sapevano minimamente questo teorema da dove veniva. Cioè, era così e basta. Sapevano che se loro prendevano una corda, ci facevano 12 nodi, tutti distanziati tra di loro, 3, 4 e 5 nodi erano la lunghezza di un perfetto, una perfetta tripletta pitagorica. Quindi riuscivano a costruire un angolo retto proprio con questo sistema e poi andavano avanti, moltiplicavano il tutto e ci facevano tutti gli angoli retti che volevano. Ma chi gliel'aveva data l'idea del teorema di Pitagora? Perché voi sapete che il teorema di Pitagora è molto più importante di quanto non ci insegnano a scuola. Il teorema di Pitagora è sostanzialmente l'equazione di Einstein dello spazio-tempo. Il teorema di Pitagora è l'energia della quarta equazione di Maxwell, del campo magnetico e del campo elettrico. Il teorema di Pitagora dipende dalla gravitazione di Newton. Il teorema di Pitagora è stato correlato all'equazione di Schrödinger e all'indeterminazione di Heisenberg. Quindi sto teorema di Pitagora, è molto di più di quanto uno non si immagini a scuola. E allora mi sono chiesto, ma come mai gli antichi egizi sapevano tutto questo sul teorema di Pitagora? Come hanno fatto a costruire una piramide? Perché se non sai il teorema di Pitagora non la costruisci la piramide. Ecco che quell'antica civiltà che era venuta prima degli antichi egizi, era quella che sapeva il teorema di Pitagora, ha detto ai poveri peones, costruitemi una roba fatta così, state tranquilli che i conti vi verranno. Ma non gli ha spiegato da dove veniva il teorema di Pitagora. E questo è successo sia con gli egiziani, sia con gli indiani dell'India. 1000 anni prima di Cristo c'è il teorema di Pitagora e non si sa da dove viene. Nel 600 avanti Cristo, ma non sappiamo quando in realtà gli è stato dato, ai cinesi. Non vi parlo dei babilonesi, che 1000 anni prima di Cristo già sapevano il teorema di Pitagora, ma in nessuna di queste culture c'è scritto da dove viene. Voi capite perfettamente che queste culture il teorema di Pitagora gli era dato qualcun altro, che però gli ha detto prendetelo, usatelo, ma io non vi dico da dove viene, perché sennò voi poi diventate troppo intelligenti e mi rompete le palle. Questa è stata la mia idea. Ok, bella questa risposta, mi piace molto. Va bene, grazie Paolo. Diamo la parola all'altro Paolo a questo punto, che me lo sono persa. Paolo, ci sei? No, non c'è. Allora diamo la parola a Ilario Saini. Attivi, Ilario? Ottimi. Buonasera, salve Corrado. Ci siamo visti a Cirie sabato, infatti. Sì. La domanda riguardo a Sartre. Dato che c'è in giro una narrativa secondo la quale la nostra terra conosciuta è una porzione più piccola di quello che in realtà è grande la terra, con una vasta area di Antartide e altre terre tenute nascoste, eccetera, con un buco anche in alto che sarebbe l'ingresso per una terra cava. Sarebbe possibile con il Sartre vedere qual è la forma effettiva della terra? Sì. Certo, non so che sarebbe possibile vedere la forma effettiva della Terra. Non c'è bisogno del SAR da questo punto di vista. Ci sono già i satelliti della NASA, che per quanto si dica, la NASA ha spesso sovente dice delle cose che non sono corrette, e io sono d'accordo con questo, però la NASA non tutto quello che dice è scorretto. Bisogna avere la capacità di discernere in qualche modo. Non ci risulta a questo livello, sapete, noi abbiamo avuto anche delle critiche, che però sono critiche risibili, dai cosiddetti terrapiattisti, no? E non si può costruire, non si può vedere quello che dice Malanga e Filippo Biondi col satellite, perché i satelliti non ci sono. Mi dispiace per i terrapiattisti, ma non so come fare a dimostrargli che i satelliti esistono. Non so, forse prendo uno, lo metto sul satellite, gli do fuoco, lo mando in orbita e così poi si rende conto veramente che esistono i satelliti. Certo, la trattazione della NASA
a volte è molto fuorviante, sicuramente, perché ci vuole anche un minimo di capacità di discernimento per capire quando ti dicono una puttanata o ti dicono una cosa che non hanno bisogno di mascherare, quindi è vera. Sono le previsioni del tempo, no? Se non ci fossero i satelliti, noi non avremmo la previsione del tempo, non avremmo i telefonini, non avremmo tutto quello che abbiamo ora. Quindi è improbabile che esista un buco che richiama alla vecchia idea della terra cava. L'idea della terra cava nasce da un signore che era un ammiraglio, che si chiamava Bird, che nel volare un giorno sull'Antartide, se non ricordo male, ha visto o ha creduto di vedere un buco, poi ci si è ficcato dentro, non si ricorda mai bene più niente, ha fatto una serie di dichiarazioni un po' allucinate e così via. In realtà, siccome dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto, bisogna tenere presente che Bird ha sicuramente visto delle cose, ma non le ha sapute raccontare bene. E ora non vorrei entrare nel problema dell'abduction, perché è un problema che è, però mi sa che il colonnello Bird abbia in realtà avuto esperienze di questo tipo, che poi quando è riuscito da quello che aveva vissuto l'ha raccontato molto a modo suo, e dando origine a una leggenda che però non ha realtà, no? Non esiste proprio. Ok, grazie. Io avevo visto prima tale Paolo, ma adesso non lo vedo più. Magari si vuole riagganciare, riattivare, non lo so. Do la parola comunque a Leonardo. Abbiamo ancora Gianni, Mario e Mattia, e se non ricompare Paolo. Leonardo, parla. Buonasera, sì. Professore, buonasera, dottoressa. Mi sentite? Sì, professore, volevo rivolgere una domanda di natura tecnica riguardo al satellite ad apertura sintetica. Se ho capito bene, il satellite invia, cioè trasferisce energia alla piramide, mette in qualche modo in moto i piccoli oscillatori armonici di cui praticamente è costituito qualsiasi cristallo, e in base alla risposta, quindi alla risposta di natura energetica che i singoli oscillatori, si può risalire all'energia, diciamo, delle varie parti della piramide, e quindi eventualmente individuare dove c'è pieno e dove c'è vuoto. È corretto questo? È corretto, aggiungo che questo aspetto energetico è legato alla vibrazione, quindi alla capacità di un pixel di spostarsi in avanti e indietro in una certa unità di tempo. Ok? Perfetto, sì, perfetto. Grazie, professore. Niente. Grazie. Allora, diamo la parola a Gianni. Attiva il tuo audio, Gianni. Gianni Dyson, ci sei? Allora diamo prima la parola a Mario, che poi invece forse è Maria. No, è Mario, però è lo stesso. Buonasera. Allora, è un piacere immenso vedervi insieme, nel senso che è molto tempo che seguo il professor Malanga e anche lei e suo marito, quindi vedere questa unione abbiamo fatto un bel tris. Assolutamente sì. Dunque mi ricollego a quello che ha detto il professor Malanga riguardo alle nuove alla sua scoperta sul reale utilizzo tra virgolette della piramide, e vorrei chiedergli se lui conosce lo scrittore francese Daniel Mérouard. No. Allora, mi aggancio per dirle questa cosa. Ho letto di recente un libro di Daniel Mérouard che è, non gravita nel suo campo, cioè quello, diciamo, della scienza, ma quello della spiritualità. E leggendo un libro, un suo libro, che lui intitola Il libro segreto di Gesù, diciamo che lui fa un excursus agganciandosi a quelli che sono i registri akashici, almeno è quello, insomma, che dice lui, e c'è un'esperienza
di Gesù, che è proprio nella piramide, dove viene raccontato che lui viene accompagnato all'interno della piramide, chiuso nel sarcofago, e poi non si sa quello che succede, però si capisce che sicuramente lui lì riceve un'iniziazione. E quando io ho letto questa esperienza riportata nel libro, mi sono immediatamente ricordata e agganciata al suo riferimento sulle piramidi e appunto a quello che è il loro vero utilizzo e significato nel storico. Sì. Non sono sicuramente una tomba, ecco. Sì. Dunque, quello che posso dire, ovviamente non avendo letto questo autore, è che molti di questi discorsi sono discorsi un po' molto archetipali, cioè il Gesù egizio è Horus, figlio di Iside e Osiride, e l'Horus è uno dei tanti faraoni che subiva il trattamento di ringiovanimento, chiamiamolo così. La figura di Gesù è purtroppo una figura, ora lo so che mi farò molti nemici dicendo questo, storicamente mai esistita. Gesù è Joshua Krishna, cioè Joshua Krishna, la nona reincarnazione di Vishnu. Di Gesù ce ne sono almeno 10, 12, me ne ricordo almeno 7, 8 in questo momento, che sono personaggi che avevano lottato per il bene, che sono morti, che sono risorti. Per esempio Krishna aveva il babbo falegname, muore in croce e faceva i miracoli, per dire. Sono cose che magari noi in Occidente non conosciamo, ma è lo stesso personaggio. Questo cosa vuol dire? Che la figura di Gesù non è mai esistita, ma è esistito dietro Gesù la figura del mito di Gesù, cioè una storia che è molto più antica. Per esempio, nell'America Latina ci sono alcuni scrittori che hanno scritto Gesù Cristo negli Stati Uniti, in America. No, gli Stati Uniti ancora non c'erano, diciamo in America del Nord, e fanno vedere tutte le storie, le pitturazioni, i pittogrammi, le pietre scolpite di un signore con la barba che con la croce cammina, lo uccideranno, lo metteranno lì, ed è tutto uguale. Ci dobbiamo quindi chiedere, questa storia è incredibile, senza parlare della tradizione dei mormoni. I mormoni sarebbero gli ebrei americani che, attraverso la comparsa di questo angelo Moroni o Moronai, che dir si voglia, Joseph Smith recupera le scritture di questo strano linguaggio, che poi erano geroglifici egizi sostanzialmente, sembra, per cui Gesù sarebbe passato in America, avrebbe in qualche modo dato il suo messaggio anche lì e così via. C'è questo personaggio che occupa un po' tutti i luoghi del mondo. Questo personaggio ha una caratteristica, cioè la leggenda è una leggenda comune a tutti. Allora si deve chiedere, ma chi era quella civiltà che aveva questa leggenda, che ha insomma governato tutto prima del 13.500 prima di Cristo? Era la civiltà atlantidea, quella che ha costruito anche le piramidi e che aveva occupato l'America del Sud, l'America del Nord, la Cina, l'Australia, la Russia, pensate, e la parte nord a un certo punto dell'India. E io mi sono fatto questa idea, voi pensate che è una proposta che vi faccio, che questi soggetti avevano bisogno di manodopera, avevano quindi insegnato a leggere e a scrivere ai poveri peones che gli dovevano costruire le piramidi, perché sennò loro non sapevano come parlarci con questi qui. Quindi avevano inventato il famoso, come dico io, linguaggio a figurine, che era il linguaggio di geroglifici. Noi troviamo i Micmac della civiltà del Nord America che scriveva in geroglifico egizio. Noi troviamo gli australiani
c'è una parete in un parco australiano che è tutta scolpita di geroglifici egizi. Quindi bisogna tenere conto di queste cose che sono realtà inoppugnabili. Ebbene, questa civiltà aveva bisogno di tenere buoni il popolo. E per tenere buoni il popolo, quale meglio di una storia, quella di Gesù Cristo, dove l'istinto di colpa nasce e tu te lo prendi per tutta la vita, te hai ammazzato quello che ti voleva salvare. L'idea psicoanalitica di un super popolo che sa come trattare esattamente i poveri peones, e noi siamo poveri peones perché quelli che si vaccinano poi sono sempre quelli lì, a cui gli dai una storia e loro ci credono. Ecco, io mi sono fatto l'idea che gli antichi atlantidei, oltre che costruire le piramidi, avevano bisogno anche di schiavizzare psicoanaliticamente le popolazioni che governavano. E quindi mi sono fatto questa ipotesi di lavoro. Per cui la figura di Gesù Cristo va rimodellata da questo punto di vista. Ormai siamo nel 2023, bisognerebbe che qualcuno avesse il coraggio di farlo. Però questo produrrebbe qualche piccolo scompenso nella Chiesa cattolica moderna. Assolutamente. Senta, ma lei dei registri akashici che ne pensa? Ah, i registri akashici, lo diciamo in un modo diverso. L'universo è un ologramma. Se l'universo è un ologramma e quindi lo spazio, il tempo e l'energia sono non locali, qualsiasi cosa accada, accade in un unico istante, in un unico momento. Lì c'è il registro akashico, lo traduciamo in un termine tecnico, si chiama entropia. Io direi che questo è un argomento che magari lo affrontiamo alle 9 di sera, non alle 9 di sera. Va bene, grazie. Grazie mille. Grazie. Allora do la parola a Paolo che prima era scomparso. Paolo, vuoi? Ecco, perfetto. Buonasera dottoressa, buonasera a tutti. Ciao. Buonasera, grande prof. Io sono stato un grande lettore sia suo che di David Icke. Vorrei sapere cosa ne pensa di David Icke, che secondo me insieme a lei è uno dei più grandi ricercatori che esistono adesso al mondo, perché molte cose combaciano fra di voi. Adesso forse non tutte, però diciamo che molte, io le ho lette prima di sentire lei e poi alcune cose lei le ha lette prima e poi le ho lette da lui, quindi non so. Ma io... Grazie. Grazie per la domanda. Non vorrei essere critico perché sembra poi che io parlo degli altri, parlo sempre male. Io in realtà non parlo male, però se uno mi fa la domanda mi tocca rispondere. Allora, David Icke in uno dei suoi libri scrive sostanzialmente che in una camera d'albergo americano gli è comparsa una figura luminosa che gli ha detto cosa doveva dire. Da quel punto di vista lì, a me David Icke mi garba poco. C'è un altro aspetto di David Icke che mi garba poco, che lui si fa pagare, io no, quindi ci sono due piccole differenze che però potrebbero fare la differenza. Ma molte argomentazioni combaciano. Sì, perché le bugie migliori sono quelle più simili alla verità. Va bene, grazie Paolo. Grazie. Allora provo a dare la parola a Jamie Dyson, se c'è, attiva il tuo ecco, perfetto, grazie. Abbiamo ancora due domande, poi andiamo avanti. Buonasera professore. Allora, io volevo chiedere una cosa sulla moltenizzazione delle pietre. Allora, sappiamo che il calore è una sorta di vibrazione, no? Più è forte la vibrazione, più si scalda la materia. Quindi è possibile che questi antichi scaldavano la materia delle pietre tramite un suono a frequenza molto bassa, potente, non so, e riuscissero a renderle morbide. Benissimo. E poi, dato che ci sono, volevo anche chiedere un'altra cosa molto importante per me. Lei dice la parte animica è personale. Quando noi facciamo il Triade Color Test, la nostra sfera della parte animica è sempre personale. A questo punto, il faraone o chi per lui, nella piramide, come faceva ad ottenere una parte della parte animica, scusa il gioco di parole, del prescelto per aumentare insomma la sua? Grazie. È chiarissimo. Speriamo di ricordarmi tutte e due le domande. Prima la moltenizzazione. Allora, andiamo a vedere cosa c'è scritto nei lavori di fisica quantistica. Lavori di fisica quantistica recenti dicono,
In realtà, anche ai tempi moderni non si è mai capito, da un punto di vista quantistico, il passaggio di stato, che cosa vuole essere. Quando è che una roba da cristallo diventa liquido? Si devono staccare le forze tra un atomo e un nucleo, un atomo e l'altro. Benissimo. Allora, per fare questo ci vuole il calore. Ma che cos'è il calore? Il calore, dicono in questo lavoro scientifico che mi ha trovato molto interessato, il calore è un'onda sonora che non è polarizzata, cioè roba che va da tutte le parti. E quindi, sostanzialmente, invece, che cos'è un'onda sonora? È un'onda calorica polarizzata che va in un'unica direzione, da qui a lì. Allora, hanno fatto dei calcoli e hanno visto che si può ottenere ammorbidimento del materiale quando tu spari un'onda sonora in un pietrone, per esempio, come quello egiziano, un'onda sonora polarizzata. Cosa succede? Lungo l'asse della polarizzazione, quando si ottiene una frequenza pari alla lunghezza d'onda che sta tra un centro atomico e l'altro, il sistema va in risonanza e si spaccano le forze molecolari. Il cristallo lungo questo asse non è più cristallino, ma lungo questo asse e lungo quest'altro asse rimane cristallino. In quel contesto, te hai un liquido solo in una direzione. Pensa che è incredibile questa cosa meravigliosa. E lì cosa succede? Che cambia l'indice di rifrazione su questa direzione del materiale che tu hai. Quindi solo è come se tu avessi un ghiacciolo e diventa liquido solo lungo l'asse X, ma rimane solido lungo l'asse X e non è lungo l'asse Z. È una cosa incredibile. In quella direzione l'indice di rifrazione cambia e te ci puoi far passare un raggio laser e quindi accoppiare in opportuno sistema, cosa che ora noi non diciamo, i fotoni e i fononi che possono essere accoppiati e creano quel problema che è la perdita, secondo me, di peso del ghiacciolo che noi prendiamo in considerazione. Quindi questo è per quanto riguarda la moltenizzazione. Già c'è scritto tutto nei lavori di fisica, solo che la gente non se rende conto. Per quanto riguarda l'aspetto animico, la parte animica si stacca dal donatore all'interno della piramide perché c'è un processo di equalizzazione che rende la frequenza della parte animica equalizzata col suo contenitore, quindi si stacca. E all'interno, la parte animica è come una frequenza, quindi è un'onda informata attraverso il circuito di acqua, che è come un circuito elettrico, si trova per forza ad andare in fondo dove c'è l'unico soggetto nella stanza di sotto che la può pigliare. E il faraone non è che la può gestire questa parte animica, perché questa parte animica si vuole staccare, se ne vuole riandare. Nell'istante in cui tutto finisce, la parte animica si stacca e ritorna al suo contenitore. Questa è una cosa, ora non è il contesto di questa sera perché la cosa è diversa, che noi ritrovavamo negli studi che avevamo fatto quando io mi occupavo di oggetti volanti non identificati e usavamo le ipnosi regressive. Il soggetto, quando raccontava di essere stato addotto dall'alieno, veniva messo in un cilindro orizzontale, si staccava la parte animica, entrava in un cilindro verticale e la parte animica descriveva in ipnosi che lì dentro non ci voleva stare. E come il campo di forza che veniva utilizzato per fare questo passaggio si staccava, finiva, pum, la parte animica si ristaccava e tornava nel suo contenitore. Quindi il faraone non può gestire un bel niente. Ok, grazie. Diamo la parola a Mattia. Quindi puoi disattivare il tuo microfono, Mattia? Mattia non è pronto. Diamo la parola a Crai, allora, chi devi attivare? Crai? Crai, ci sei? Attivi l'audio? Niente. Rimane Mickey. Mickey, vuoi attivare il tuo audio? Ok, Michi è presente. Crai e Mattia sono già a nanna.
Dimmi, Miki. Miki? Niente. Allora, ridò la parola sia a Crai che a Mattia. Se nessuno mi risponde, chiudo tutto, ok? Va bene. Mattia, ci sei? Attivi il tuo audio? Eccomi, ci sono. Ci sono anch'io. Allora, era già aperto, ma avete chiuso. Dai, Crai, vai. Prima le donne. Prima le donne. Grazie mille. Ciao, buonasera a tutti. La mia domanda è questa. Ma come mai la piramide è stata costruita di quelle dimensioni, cioè così grande? Si poteva fare più piccola? No, non si poteva fare più piccola perché le frequenze messe in gioco sono basse frequenze, al di sotto dei 30 Hz, ma anche al di sotto dei 20 Hz. Per cui ci vuole una roba grande, grossa, gigantesca, che quando viene colpita dal vento vibra, ma vibra con una frequenza bassa. La roba più piccola è, più la frequenza è alta. E quindi o pomì, o così, o pomì. Non si poteva fare in modo differente. Ok. Grazie mille. Diamo la parola a Mattia. Sì, professore, grazie per queste sue ricerche che sta facendo, che sono interessantissime. Guarda, glielo dico anche da psicologo, che poi è il mio mestiere. Okay. Senta, la mia è più che altro una curiosità, perché vorrei sapere se con quello che sta facendo adesso, con queste nuove tecnologie, sta trovando tracce dell'attività recente degli Elohim nel presente, quindi non tracce passate, ma qualcosa che sta succedendo oggi. E poi, giusto se me lo vuol dire, sarei curioso di sapere che cosa ne pensa di Pier Giorgio Caria. Sì. Ecco, sono. Allora, dunque, io mi sono interessato per tantissimi anni del problema delle adduzioni aliene. Sì, sì, lo so. Conosco anche un suo ex paziente. So che è un argomento molto scabroso, perché la scienza, pur riconoscendo che questa roba esiste, fa finta di niente. E tutte le persone che si sono occupate di queste cose hanno tentato di coprirle di ridicolo. Misteriosamente non si sa come mai con me non ci sono riusciti in oltre 50 anni di vita, ci hanno provato in tanti modi, però siccome io tendo a rispondere sempre con dei fatti, con dei numeri, con delle, insomma, è impossibile smontarmi, oserei dire, se non ci sono riusciti finora, che ho 72 anni, credo che non ci riusciranno più. Tentativi ci sono, ma è roba risibile. In questo contesto, io avrei potuto assumere due atteggiamenti, o dire porca puttana, come facciamo? Ci sono gli alieni su questo pianeta, sono cattivi, ce l'hanno con noi, ci vogliono. Ho capito che questa cosa non sarebbe successa niente, perché se te vuoi vaccinare, è inutile che te dica non lo fare, ti vaccini lo stesso e poi la prendi in quel posto, perché non c'è altro da dire. E allora, questo è il mio punto di vista, ovviamente, se vuoi si può anche argomentare, però ognuno si deve salvare da solo, cioè io l'ho detto, guardate che la situazione è questa e quest'altra, se volete togliere dal problema, il problema si può risolvere con questo sistema, con questo approccio, lo vuoi fare, fallo, non lo vuoi fare, non lo fare, tanto non c'è problema, l'entropia dell'universo aumenta sempre, arriveremo alla fine che saremo tutti contenti lo stesso, con più o con meno fatica, quindi io mi sono deresponsabilizzato del problema di salvare l'umanità, che ovviamente non avrei mai potuto salvare io. Io al massimo salvo me stesso, se si può dire salvare. E nella parola, visto che si parla anche di psicologia, del salvamento, il salvare io lo sostituisco con la parola comprendere. Nell'istante in cui uno comprende è salvo. Ecco, questo è un po' l'aspetto della questione. E, ho incontrato tanti personaggi nella mia vita i quali hanno rifiutato categoricamente la mia visione dei fatti. Molti di questi personaggi sono addotti che non hanno nessuna voglia di ammettere di essere mucche da mungere, di essere dei disperati, dei disgraziati, e allora preferiscono dire che sono degli eletti. Ecco, Caria è uno di questi. Ecco. E qui la chiudiamo, va bene? Non conosco questo Caria, però mi pare che anche se non lo conosco non succede niente. Senti,
Miki, io ti chiedo di attivare l'audio. Ecco, bravo, ci sei riuscito. Dimmi. Miki, puoi parlare. Puoi accendere anche la telecamera, se vuoi, altrimenti chiudiamo. Miki, ci sei? Non c'è. Allora, io a questo punto direi che io ti ringrazio. È stata una serata molto, a parte che ci siamo tutti divertiti, ma soprattutto molto interessante, perché abbiamo parlato un po' del mondo che è stato, non di quello che sarà. Magari tu sei preparato anche di quello che sarà. Magari ti rinvitiamo, vedo che tu sospiri, quindi no, non è il caso. No, sai, i futurologi hanno sempre fatto una brutta fine e non ci hanno mai azzeccato. No, vabbè, d'accordo, lo lasciamo stare, lo lasciamo. No, io veramente ti sono molto grata per tante cose, ma soprattutto per questa serata, perché abbiamo fatto un boom strepitoso, un sacco di persone ci ha seguito, ti ha seguito perché effettivamente sei un affabulatore unico, direi così. Io un'altra volta magari, fra un po', ti rinvito di nuovo. Sì, certo. Per me è sempre un piacere parlare con te, certo, soprattutto per la tua cultura che hai, veramente molto estesa, profonda, e di questi tempi tu sai che la cultura è un bene che Io credo di non essere una persona molto colta, devo dire la verità, però credo che ci siano tante persone poco colte, ecco, e magari allora uno che ha una culturetta così come me, normale, può risaltare in più, però forse non sono io che sono estremamente colto. Diciamo così, tu sei uno che sicuramente ha studiato, ecco, non sei l'intelligenza artificiale, che no. Non sei il vocabolario, non sei l'enciclopedia, d'accordo, però a questo punto sei una persona che unisce i puntini. Sì. Ecco, e credo che l'intelligenza artificiale questo non riuscirà mai a farlo, ovviamente, perché non è programmata per quello, mentre il nostro cervello è programmato per quello. Quindi la scoperta del tuo sistema è eccezionale, però è anche vero che tu sei riuscito a dare un significato a quello che vedevi. Sì, certo. Se mi permetti, da ricercatore è la cosa che è più difficile, e lì si vede l'intuito, si vede la capacità di connettere che hai il ricercatore. Nel mio caso io ricordo che anni fa, quando scoprì le nanopatologie di cui forse ti ho parlato, una stessa immagine l'hanno vista. L'ha vista un nefrologo, l'ha vista un anatomopatologo, l'ha vista in tanti quella stessa immagine. Io solo ho dato una differenza e ho saputo spiegare il tutto e costruire dietro una storia, un meccanismo, quello che è. Questo ha dato origine a due progetti europei, a un progetto nazionale, cioè, quindi di lì si è sviluppata tutta 20 anni di lavoro di ricerca, da una fotografia a cui tu hai dato un significato. E tu hai fatto esattamente la stessa cosa su quelle sessioni tomografiche. Ti dico, abbinare un'immagine a un meccanismo, a una filosofia, non so neanche io come dire, per me è stato, cioè, te lo dico un po' da ricercatore, per me è una cosa eccezionale. Devo dire che il tuo cervello è ancora bello funzionante. Per ora. Le rotelline girano molto bene. Allora io vorrei ringraziare tutti questa serata eccezionale, perché abbiamo fatto un boom strepitoso. Un giorno o l'altro ti rinvito, se permetti. Cioè, volentieri, qui sta sempre. È veramente un piacere bere alla tua conoscenza, te lo dico francamente. Fa bene all'anima. Allora io do buonanotte a tutti e ci risentiamo la prossima settimana.